Allora, buonasera a tutte e a tutti e in particolare do benvenuto al grande campione toscano Sandro Giachetti. Buonasera, ciao, ciao a tutti. E a un grande campione piemontese, se ho capito bene, che certo. È Andrea Aragonesi. Ciao Andrea. Ciao a tutti, buonasera. E come sempre l'apertura la lasciamo al coscione. Ciao Michele, come stai? Ciao, sto bene. E sono contento perché stasera abbiamo una puntata particolare, perché finalmente non c'è un giocatore che ha scelto una partita dove c'è lui che la vince e quell'altro che la perde, non c'è. Ma stasera ci sono tutte e due campioni che possano insieme a noi, ecco, commentare una partita, fra l'altro bellissima, perché una delle poche finali di campionato italiano, perché non è semplice che la finale del campionato italiano venga giocata così bene, di solito non succede. Quindi una finale giocata benissimo e tutte e due i protagonisti sono presenti. Quindi Filippo, giocatela bene questa puntata perché è tutto nelle tue mani. Io c'ho tutto da imparare da voi a giocare bene. Allora, io direi di partire subito con la partita. E chiedo intanto a Sandro di raccontarci, tanto all'inizio c'è un po' di schermaglie, di raccontarci un po' come ci arriva questa partita, no? Perché ho capito c'è una sequenza, diciamo, c'è anche una storia, perché questo è il campionato dei nazionali, no? Sì, una piccola storia, dai, diciamo. Io, diciamo, non avevo brillato nel campionato, fino a che poi a Desio sto facendo bene, sto andando avanti con le partite e faccio due calcoli, proprio due. Dico io, se arrivo e vinco la prova, faccio un bel po' di punti e arrivo nelle prime posizioni, insomma. Certi calcoli io non sono abituato a farli perché, insomma, fa parte del mio essere. Non faccio previsioni o calcoli vari. Però poi ho visto strada facendo, vincendo la prima, vincendo la seconda, dico, ma se arrivo in finale e la vinco, caso rarissimo, insomma, posso essere fra i primissimi. Chiaramente Andrea doveva inciampare e Martinelli, che l'avrei trovato, doveva perdere col Messi, che per bloccarli un po' tutte e due. E quindi e questo, diciamo, è successo a Desio, e sono arrivato poi in finalissima a Omaggio, che è stato gentilissimo perché ci hanno chiesto di fare la finale non la sera stessa, perché l'ora tarda non avrebbe permesso, diciamo, di avere un audience, insomma, una partecipazione di pubblico decente, e quindi Maggio ha consentito. Io ero stanchissimo, lui sicuramente era più riposato e più pronto di me per fare la finale, quindi mi ha dato la possibilità di dormire, di riposarmi, e quindi all'indomani a mezzogiorno abbiamo disputato la finale, che poi ho vinto giocando anche piuttosto bene, e poi conti alla mano sono arrivato secondo a pari merito con Martinelli, a un punto da Andrea, quindi una classifica veramente strana, no? Curiosa, curiosissima. Andando poi a vedere tutti i set con Martinelli per verificare il secondo posto, purtroppo ero indietro e quindi mi sono trovato terzo, e quindi ne passa due dai nazionali professionisti più il campione italiano. Avevo fatto tanto ma non avevo fatto niente, quindi sì. Magra consolazione finché poi, vabbè, poi arrivo al campione italiano in tranquillità. Poi se volete vi racconto anche che ho preso una stecca il giorno prima, nuova, per giocare il campione italiano, perché la mia in quel momento non mi dava, non lo so, non mi trovavo su quei tavoli di Saint-Vincent. Cambiando stecca e prendendo questa stecca fornitami da Vettori, che è un giocatore di biliardo piuttosto bravo e fa parte del team di Ares, di Stefano Nencetti, l'ho provato 10 minuti, mi andava bene lì per lì, e ho detto va bene, faccio la finale, faccio le fasi finali del campionato con questa stick. E tutto è andato a gonfie vele perché giocavo bene, facevo i tiri. E l'epilogo è stato un po' questo, ecco. Caspita. Caspita.
con combinazioni, sicuramente, perché vai a ripeterla la storia così, però... Sì, diciamo, ora poi noi abbiamo anche fatto un rapido test in settimana, abbiamo parlato, diciamo, mi è rimasto molto impresso il fatto che in partita ovviamente sei molto concentrato, però ecco, quando ci arrivi, se ho capito bene, quando ci arrivi tranquillo, ci arrivi proprio nel top delle tue possibilità, no? Cioè, questo fatto che te dici che sei tranquillo, lo stai ripetendo tante volte e sembra davvero uno dei tuoi punti di forza, riuscire ad arrivare... Tranquillo, ma cioè concentrato, però la tranquillità, cioè man mano che andavo avanti con le partite, al di là, insomma, che poi dopo, vabbè, io speravo anche che potesse vincere o Andrea stesso o David, perché... mi avrebbero liberato il posto a me vincendolo loro. Perché io, cioè, eravamo in 3 su 16, alla fine potevamo, certo, mi permettevano, insomma, di passare in pro. E poi, insomma, Martinelli non andava avanti, Andrea invece marciava a sprombattuto, battendoli facilmente gli avversari. Quindi io la partita più critica è stata la semifinale, perché quella mi permetteva, andando in finale, già di essere promosso, facendola con Andrea, che nel frattempo aveva già vinto 4-0 la semifinale e io ancora dovevo finirla. Quindi io in finale l'ho già passato. Certo, certo. E con Andrea Martinelli, che chiaramente sperava anche lui di arrivare in finale, perché poi doveva vincerla, ma insomma si poteva disputare il passaggio nella finale con Andrea. È stata tesa, io ho cercato di reggere, diciamo, non tanto l'emozione, ma la fase critica, no? In una partita, perché c'erano dei momenti dove non si riusciva a marcare e io tenevo duro, rinunciando, aspettando, rinunciando, ma alla fine è scoppiato prima lui e io di lì, poi alla terza o la quarta partita, non mi ricordo bene, era la semifinale, ma mi ricordo che c'era tensione, ecco. E quindi si facevano anche degli errori un po' gravi, sembrava che chi sbagliava poi alla fine un po' meno, rischiava meno, poteva andare in finale. Io ho retto e ce l'ho fatta, insomma. Poi lui è crollato, forse mentalmente, non lo so, io sono riuscito ad andare in finale, e poi dopo ti liberi e non hai più niente da perdere, hai già raggiunto, diciamo, certo. Però chiaramente la finale è sempre la finale, no? Il titolo è sempre il titolo, però io avevo i nervi proprio belli distesi e l'ho affrontata proprio nel migliore dei modi. Andrea, te come ci arrivi invece alla finale? Diciamo, com'è stato il tuo... è stata la tua prima finale di un campionato italiano? Ne ho fatte altre due prima, quella juniores, quando ero più piccolo, e quella di prima. Perché abbiamo scoperto che Andrea praticamente ha cominciato a giocare a biliardo a 3 anni, perché... quanti anni hai? 3 e mezzo. No, a 10 ho iniziato. Quando ho iniziato a fare le gare ho iniziato anche a giocare. Sì, ero 1,20, dai, diciamo. Il biliardo non ce l'avevo bene, però sì, abbastanza. Sì, ho fatto quello juniores e quello di prima, entrambe vinte. Quindi sono arrivato comunque a quella finale lì, comunque con una certa voglia di vincere, cioè anche una certa sicurezza, no? Al periodo da cui arrivavo era buono, cioè ero appena passato professionista, quindi cioè, comunque si è positivi. Avevo appena vinto una gara due settimane prima, quindi comunque una cosa buona, e anche lì avevo giocato bene comunque, quindi cioè, avevo vinto abbastanza bene tutte le partite, quindi sono andato comunque in finale positivo, dai. E anche comunque in finale, secondo me, ha anche giocato il fatto che sia io che Sandro eravamo passati. Arrivavamo entrambi da un momento comunque, cioè, diciamo, non dico relax, però eravamo tranquilli, no? Quindi anche questo qua ha permesso di fare, secondo me, un biliardo veramente molto, molto bello. Ok, ecco, prima di passare alla partita, vabbè, Sandro, lo sappiamo, è il bassa marea, che è un CSB, direi, storico. Tra l'altro vi faccio i complimenti, perché se non sbaglio siete passati avanti ora nel torneo regionale, nel torneo a squadre, e quindi vabbè, nomi altisonanti, direi. Sandro, se vuoi fare qualche nome. No, vabbè, la mia squadra, ahimè, è già fuori dal campionato.
non abbiamo passato per la, non so quanti anni è che non faccio il turno con la squadra. Ecco, è successo quest'anno. Ah, ma allora aspetta, ma è quell'altra squadra che no, è la squadra di Gualemi, la squadra di Matteo. Che però è sempre bassa marea. Sempre, sì, abbiamo due squadre di serie. Ah, ok. La allora... squadra di Matteo ha passato appunto il primo turno delle fasi finali battendo la squadra capitanata da Andrea Quarta, quindi nel Marameo a Pistoia. Quindi cioè, è stata bellissima come andata e ritorno, è stata bella perché è stata fino all'ultimo una partita ricca di emozioni e non sicura. Dopo aver vinto 5-1 in casa, la squadra di Matteo si è ritrovata, perdeva 3-1 il ritorno e la staffetta è stata decisiva. Se perdevano la staffetta andavano allo spareggio e quindi era tutto un'altra volta rimescolato. All'ultimo tiro si è decisa insomma questa staffetta, che è stata molto bella, molto drammatica. Però alla fine. E te invece Andrea, in che CSB giochi? Adesso sono tesserato, cioè tesserato con Edora, sì, a Milano. Gioco a Torino, non so, in un CSB diciamo stabile, giro un po', vado a trovare un po' diciamo amici in giro, non sono in una sala fissa. Ho capito. Va bene, allora qui intanto ovviamente in chat stanno arrivando tante persone, tantissimi saluti. Il primo a cui vorrei fare i saluti è Edoardo Bandini, perché ha fatto il compleanno in settimana, è un nostro grande appassionato, simpaticissimo. Poi abbiamo Cristiano Perrotta, Aldo Masi, che saluta grande tittero, questo mi sa che è per i giacchetti. Sì, mi sa di sì. Poi abbiamo Massimiliano, poi abbiamo Bless Jump, Donato... Abbiamo Biliardo Piccino, quindi abbiamo anche presenza femminile. Abbiamo un nostro ex ospite, Andrea Costantino Levote. Ciao a tutti, un abbraccio speciale ad Andrea. Aspetto la prossima gara a coppie per prenderlo come socio. Poi abbiamo ciao Andrea. Morelli. E come sempre, ora arriveranno. Poi abbiamo anche, mi sa, un altro special guest che ci manderà qualche messaggio tramite WhatsApp, che è il nostro amico Mario Papini. Allora, io direi di partire. Uno dei primi tiri che, come diceva anche prima Sandro, no? In diverse situazioni si vede la vostra capacità di saper aspettare il momento giusto, di non tirare, diciamo, sempre a marcare, e questo mi è sembrato davvero un bel tiro, fatto, diciamo, in ottica, se vuoi, vabbè, sia realizzativa sia difensiva. Questo Sandro te lo lascio, poi saranno tantissimi tiri, quindi andiamo pure, diciamo, agili. C'è uno striscio ma complicato, secondo me all'italiana un po' difficile, quindi ho cercato di questa rinuncia, che fra l'altro poi vabbè diventa anche offensiva perché posso fare quel 4. Io chiaramente cercavo di passare di dentro al pallino, se lo trovo di là rimango scoperto, quindi... Ho preso quella porzione poi giusta, via, diciamo giusta, per prendere il pallino appena interno e salvarmi. Però l'obiettivo mio era di angolare un po' di più, di diagonalizzare un po' di più, ecco. Ok. Ecco, io diciamo c'è il grande vantaggio che io posso fare sempre le domande da quello meno esperto, no? E per quale motivo qui non si tira un tresponde? No, tre sponde, sono sotto sponda, biliardo nuovo, bisogna dare una steccata non facile in quel momento, cioè in determinati momenti poi, no? Ti devi anche sentire a volte certi tiri. È più uno striscio che un tre sponde, il tre sponde va domesticato parecchio, ecco. Okay. E in quel momento non ti senti, preferisci una rinuncia, aspetti. Poi dipende, ora non mi ricordo il punteggio, se eravamo agli inizi. Sì, qui eravate agli inizi, eravate 4-0 per Andrea e andate 4 pari. Un tiro, insomma, un po' impegnativo, non ero pronto forse ancora. E qui, bellissima risposta di Andrea, che però mi sembra che vada un pochino lunga. Però ecco, mi ha colpito questo inizio perché è comunque un inizio fatto, no? Molto di studio, quindi... poche pallate tirate magari, no? Quel biliardo un pochino più, se volete, a viso aperto. Questo invece mi è sembrato proprio che impostasse un po' tutta la partita, no? Cioè, sì, tiri molto pensati, e tra l'altro anche poi nel commento sia Gianluca
che il buon Nicola Biondi, insomma, vi hanno effettivamente reso giustizia, perché la partita è stata veramente molto 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 bella. Beh, ognuno poi abbiamo le nostre caratteristiche, no? Quindi un stile di gioco, impostazione di partita. Io sono leggermente più rinunciatario, perché penso che non sia la mia dote migliore colpire di prima, quindi mi affido un po' alla sponda e a qualche rinuncia in più, ecco. Qualche rischio, mi prendo qualche rischio meno. Tutto lì. E qui intanto, prima di andare avanti, un saluto da Simonetta Riva, da Sandro, da Andrea Cerbioni e anche da Ubaldo Gagliardi, che dice: mi trovo fuori Italia, ma non mi sembrava un solido motivo per non seguirvi. Bene. E stavolta grazie per la compagnia. E quindi insomma il primo set parte molto equilibrato. Michele? Io per ora non ho ancora visto sbagliare un tiro. Nemmeno un tiro, per ora non ho ancora visto sbagliare un tiro. Sì, forse il mio giro di prima ha un filo corto come forza, è partito un po' troppo smorzato, però beh, diciamo che una piccola imprecisione, però per il resto veramente tutto giusto veramente fino adesso. Tra l'altro, Andrea, qui sei partito fortissimo, no? Perché praticamente, direi una bella faccia concentrata, tra l'altro, anche forse sì, un po' tesa. Misto sonno, misto concentrato, misto teso, sì, però... No, ma teso no, ero tranquillo, veramente. Concentrato, sì, no, ero a posto. Tra l'altro si sono viste delle bellissime difese e anche delle bellissime steole fatte da entrambi. Sì, diciamo che io come tattica in tutta la partita ho cercato comunque di un po' di aprirlo il gioco, sempre moderatamente, cioè non tirando comunque a livelli estremi, però ho cercato, quando riuscivo magari, di aprirlo nettamente. Sandro però lì le ha fatte veramente tutte, anche di prima mi ricordo, cioè non ha sbagliato mai, e quindi è stato difficilissimo. Non sapevo dove metterle, dico lasci di sponda sono fatte, lasci di prima sono fatte, ti tiro pure io, vediamo che arriva. Cioè, è stato veramente bello. Anche perdendo, sono stato contento di fare una partita del genere, perché non capita spesso. Andrea, sei stato sfortunato, di solito non li faccio quei birilli. No, non è vero, però lì c'è veramente tanti, ma poi c'è con qualità. Beh, mi sono riusciti via questa, ogni tanto qualcosa di buono. No, cioè... Comunque le partite io me le ricordo bene e si sono decise veramente su proprio potevi vincere veramente al tiro, sì, sì. Quindi sai, si fa male, cioè quando viene giocata bene la partita da tutte e due, che è difficile fra l'altro, perché quando uno gioca bene l'altro di solito è sempre un po' più sottotono, qui non è successo, infatti siamo arrivati a partite tiratissime e c'è stato un colpo decisivo, no? Nelle partite. Certo. Tipo che ha deciso. Sì, e poi diciamo, vedi, anche in questa situazione qua, no? Ti aspetti magari, cioè quello che mi ha colpito è che ci sono sempre tiri ragionati, cioè qui ovviamente vabbè, magari il tresponde non c'era, ma ci potevano essere altre soluzioni, ma io ho visto anche molta maturità nel gioco di Andrea, no? Che magari nel gioco tuo, Sandro, uno se l'aspetta, vista un po' l'esperienza, vista la tua caratteristica, di Andrea uno si sarebbe aspettato, invece ho visto veramente la pazienza, anche questo tiro qua, ora va bene che non ha fatto il pallino, però è bello, cioè si vede che c'è proprio, no? Ferma un attimo, Filippo, ferma un attimo questa posizione. Quella prima? Questa qui, fermala ora. Quando si fermano le biglie, fermale quando si fermano. Okay. Questa è una posizione molto pericolosa, perché
perché, fermati qui, ferma le biglie. Questa è una posizione molto pericolosa, perché in questa posizione, se un uomo parla, purtroppo rischia di far capire la sua ignoranza. Perché questa è una posizione che uno può dire: la messa non l'ha fatta perché ha lasciato un giro. Ecco, appena hai detto questa cosa, hai dimostrato la tua ignoranza. Quindi, se ti venisse a mente, non da dire. No, no. Infatti ho detto che mi ha colpito la bellezza del tiro. Perché prova a domandare a Sandro questo giro che percentuali ha di, diciamo, di realizzazione, di copertura. Cioè, questo giro qui, quindi, per farti capire che non l'ha sbagliata la difesa, anche se la biglia è a vista, però è una biglia a vista su un biliardo nuovo molto difficile. Preferisco rimanerci che tirarlo questo giro. Hai visto? Sembrava che eravamo d'accordo, invece non eravamo d'accordo. E qui si vede anche la risposta, si vede che l'ho lasciata perché era interessante. Salutiamo anche Daniela, Luigi, Mauro, Gianni, e qui ora ovviamente in chat stanno... Un saluto da Stabia, anche Sandro. Da Stabia? Sì. Chi è? E meno male che non la voleva tirare. Qui, beh, mi è andata bene, dai. Questo era altro tranne che semplice. No, sono rimasto corto però, perché era difficile. Certo. Qui vai sul era difficile, la forza era ancora più difficile. Infatti la replica, vedi? Però non l'avrei ritirato, da come l'ho presa. Se poi mi fa lo striscione, pazienza. Sì, l'hai presa perfetta, anche perché quello non ha margine di errore. Cioè, era veramente un punto palla. Devi stare sullo stretto, non è giusto. Esatto. Sì, sì. Ecco, qui c'è un'altra posizione un po' particolare. E questo è davvero un bel tiro. Andrea, chi sono stati i tuoi mentori a biliardo? Perché quelli di Giachetti li conosciamo, ora poi glielo lasciamo dire anche a lui. Aspetta, perché questa è una posizione troppo interessante. Andrea, ce lo dici dopo. Ce lo dici dopo, vai. Bene. Questa è una posizione che a me mi piacerebbe intervistare non soltanto i giocatori più forti di oggi, anche quelli del passato. 49-40 per Andrea e Sandro tira la gialla. Questa veramente qui è difficile. Qui bisogna ha tirato a scendere, bravo, ha tirato a scendere, fa due. Effettivamente la linea era una posizione particolare. Vai, potete continuare. Aspetta, ora vediamo anche la risposta, perché qui ovviamente, essendo il primo set, essendo punto a punto, il finale l'ho lasciato tutto perché era molto interessante. Guarda che bella risposta anche di Andrea. Questa risposta me la ricordo. Questa me la ricordo anch'io. Questa me la ricordo. Ricordiamoci 51-42 e adesso c'è un capolavoro di Sandro. Un bel boccone da digerire questo. Sì, perché poi... Perché poi eri stato davanti per tutta la partita, quindi qui proprio ti ha ripreso, diciamo, alla grandissima. Poi a questo punteggio, infatti poi dopo ho sbagliato,
Forse pensandoci, forse anche scelta, però poi lì dipende, perché cioè, se uno si sente sicuro sulla garuffa ci può stare, però essendo un biliardo che comunque non si conosce, quella è una traiettoria che potrebbe andare anche un po' dove vuole, no? Infatti. Qui si vede proprio che ti è... Quindi sì, mi hai dato una steccata non giusta, da un po' rigida troppo. Ti hai sentito l'otto del titolo precedente probabilmente anche. Sì, sicuramente, certo. Sì, sì. Sì, è partita leggermente forte, secondo me. Forte, sì. Sì, sì, sì. Ha fatto l'inversione dell'effetto, no? Ha fatto lo slittamento da tavolo nuovo per via della violenza. Ha fatto subito e poi dopo se n'è andata. Sì, sì, sì. Lì, se tocchi palla, lì ti salvi con la forzettina un po'. C'erano alternative sì, 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 alla garuffa? Aspetta che vi rimetto la posizione. Beh, c'è sempre l'alternativa, però... C'era anche una forte a smezzare, a prenderla un po' sopra. Da spiegare è difficile, penso. L'alternativa può essere, limite Sandro, di una veloce con sì, effetto buono. In quel momento, se ti senti di replicare la garuffa... Sì, infatti, è lì appunto. Non mi sento di accusare, cioè di dire che ha sbagliato la scelta, perché c'è, il tiro c'è. Cioè, se pensi che puoi toccare palla e salvarti, il tiro è buono, no? È ottimo. Quindi certo. Non è proibitivo su un tavolo nuovo, no? Un tiro così non è proibitivo. Quindi... Sì, anche perché di una comunque puoi pagare tranquillamente 10 dopo, cioè non è che un tiro che puoi pagarne di meno, se sbagli. Certo. Quindi il rischio è uguale da entrambe le scelte. Sì, io ti dico la verità, avrei giocato la garuffa anch'io. E qui per la gioia di Andrea gliela facciamo rivedere un'altra volta. Bella. Sì, troppo rigida, sì. Sì, è troppo. Forte e bloccata, invece devo fare l'opposto, rallentarla e affondarla. Beh, sì. Michele, ti chiedono anche a te in chat l'alternativa se vedi altri tiri rispetto alla garuffa. Io purtroppo stasera... Non so perché, ma c'ho poco segnale, faccio fatica, tanta fatica a stare dietro a voi. Sono... Guardami un po', amore. Sono... È tutto... Da quando sei iniziato che io sono come nel Giro d'Italia. Sono alle ruote, sono alle... Ok, ha bucato. Sono attaccato alle ruote in fondo. Ecco, voi dovete sapere che le capacità tecnologiche del Cosci sono pari a quelle mie sul biliardo, però abbiamo una tecnica di eccellenza che è la moglie di Michele, e quindi, però ho paura che qui sia semplicemente il segnale, Michele. Proviamo ad andare avanti e poi si guarda. Comunque, dai, allora Andrea, per effetto catarchi, vediamo un'altra volta. Rivedere un'altra volta. Okay. No, mi ha spiegato. Mea culpa. Ma mi ha spiegato Eleonora che stavo utilizzando la rete del vicino di casa invece che la nostra. Però lei è arrivata puntuale, insomma, un pochino in ritardo, però puntuale a spiegarmi questa cosa. Dicevo, no, più che la scelta, secondo me mi sembra di aver visto un po' più, diciamo, di malizia, nel senso che la garuffa, Andrea, mi sembra che l'hai tirata, diciamo, cioè, come dire, di parecchio effetto, no? Sì. Secondo me questo era tanto più sul biliardo nuovo, sì, di mezzo effetto è quasi uguale, no? Ma invece ha tirato. Forse non c'era, Non c'era, mi sa. Che c'era il birillo? Vedevo il punto quasi al limite. Era un po' quello. Perché se vedi la partenza, parto quasi dal 5 di sponda. 5-6 di sponda lunga, quindi adesso non mi ricordo onestamente, però solitamente conoscendomi le gioco un filo di meno, cioè, no, cioè non effetto 2, diciamo, sempre un effetto 3, però un po' di meno.
Vedrò sforzata così, penso che sia per quello. Però sì, comunque... l'errore lì è... Mandala avanti, vediamo dove esce sulla corta. Esce circa 12, eh? Sì. Sì, mi ricordo che lì ho tirato intorno al 17, se non mi ricordo male, 16-17 avevo tirato. Però l'aspettata è partita male, cioè... si è insaccata sulla lunga direttamente. Sì, sì, sì. Peccata, anche secondo me, perché la battuta non era proprio sballata, è che ha fatto un run per sé, diciamo, ha preso un contributamento notevole, forse per la pressione sulla sponda, ecco. Sì, sì. C'abbiamo due suggerimenti dalla regia. Allora, qualcuno dice: perché non un 3 a mo' di 5? Ora ricordiamoci anche il punteggio 51-50, e poi ve lo lascio comunque commentare. E poi abbiamo il Mario Papini, grande Mario, dice: solo la garuffa, ma con la sicurezza che non puoi passare all'interno, ma ha subito il miracolino. Ora non so che cos'è il miracolino, ma anche Mario. Il miracolino è quello che ha fatto Sandro prima. Ok. No, i messaggi del Papini per me, io parlo solo l'italiano, se mi mandano un messaggio in inglese non capisco niente, ma quelli di Mario sono più difficili che quelli in inglese, vanno interpretati sempre, sempre. Ha subito il miracolino perché lui ci mette sempre un pochino di veleno nella cosa che dice, leggero, no, quello della vipera, leggero, ce lo mette sempre. Ha subito il miracolino, cioè, vabbè, chi non l'avrebbe subito? Io direi anche allora, se si deve parlare chiaro, che secondo me Sandro ha preso un premio per aver scelto a scendere il tiro prima. Però questi sono punti di vista, nel senso, ognuno la vede un po' a modo suo, no? Per me quella scelta lì è stata in quel momento una scelta importante, e Andrea dopo ha fatto due, Sandro ha fatto una bella garuffa. Per me quella palla a scendere lì è stata, diciamo, premiata, perché non era facile scegliere, tirare, insomma, quel tiro in quel momento, con la biglia che stacca poco, insomma, era un bel tiro. Comunque poteva esserci anche Andrea il tresponde veloce, l'avrebbe dato il biliardo, non veloce come dicevano, 3 a mo' di 5, parlo del tresponde, un tresponde sullo stretto a buttarla al pallino, diciamo. No, penso di no, cioè, non lo so, sai, a battere forse sì, però onestamente non è una scelta che ho preso in considerazione. Forse sì, senza effetto magari si prende, penso. Sì, però no, perché è un tiro che quando il pallino è lì sotto di te, io lo tiro spesso. qui dipende come però essendo al punteggio, è un tiro che punti penso che non, cioè, rinunci, perché è impossibile farvi tre sponde a meno che non prendi il capello. Sei sempre sotto a meno che non fai steola di tre sponde di calcio, quindi c'è un po' quel rischio. A meno che non fai, però anche se fai 8, sempre sì, se fai 8 che la pelle tua poi riscende, però sì, cioè, sì. Secondo me come scelta, cioè scelte, diciamo, vincenti, cioè quelle giuste, secondo me, poi ovviamente è soggettivo, il miliardo sono molte scelte soggettive. Garuffa o insomma, al volo, già tre a mo' di 5 già non mi piace tanto, però quella è sempre una cosa soggettiva. Andrea, perché Andrea, dicono in chat, chiedono, magari la steccata è stata anche condizionata dal pallino che era sotto la stecca. Può essere, sì, però secondo me no, è proprio un errore di steccata, cioè, poi secondo me quelle vanno, cioè, la steccata deve andare un filo verso il basso allungandola, secondo me, no. Lì invece è partito l'opposto, cioè bloccata e troppo dritta, no? Quindi ha rimbalzato troppo. Boh. Comunque, credo che sia un errore, e non ha scivolato bene lungo la lunga.
Credo che con tutte le volte che l'abbiamo visto, Andrea, la prossima garuffa che tiri con la palla sotto il castello ci penserai 20 volte a questo punto. Sì, diciamo che da quel momento in poi ne ho sbagliate un po' di meno di queste in questo modo, però capita ogni tanto di sbagliarle perché sono brutte, perché poi a volte ti tiene troppa, cioè sono traiettorie che bisogna conoscere bene il biliardo quando sono... Cioè. Questo è un tiro che è molto importante per gli amici a casa che queste cose gli piacciono. Chiaramente, non lo so, Filippo, provo con te per vedere se lo capisci bene. Eccoci. Ma quale, questo? Quel tiro che ha fatto Andrea ora è un tiro dove è fondamentale nel senso come va la stecca. Perché quando si dice se la stecca va a favore, se la stecca va contro, no? Questo è un tiro che se la biglia, se c'è al limite, cioè se c'è la comoda, l'errore bisogna andare di mezza garuffa, più che di garuffa piena sul biliardo nuovo. Se invece c'è il birillo che dà noia, come in questo caso, e anche il pallino sotto la mano, ecco, in questo caso una stecca che quando dai l'effetto, come si dice in Toscana, guadagna, cioè va dalla parte dell'effetto, è una stecca che quando dai l'effetto invece va dalla parte, diciamo, leggermente contraria, ecco, su questo tiro la stecca che va dalla parte leggermente contraria avrebbe aiutato. La stecca che va dalla parte dell'effetto invece, ti penalizza. Però non è semplice capirlo. Cioè, secondo a chi lo dici, perché praticamente la stecca che va a favore dell'effetto, se lui sfiora il birillo, magari va più verso il 20, quella che va contro l'effetto, se sfiora il birillo, va più verso un 17-16. Io sto esagerando con numeri. Quindi sicuramente questo tiro viene aiutato, ecco, da un materiale tipo il bianco, no? Il fiber comp, che piuttosto che da un Kevlar, da un legno, no? Che di solito tendono più a curvare. Sandro, cosa ne pensi? Perché gli piace alle persone a volte parlare di queste cose. Penso che tu dica il vero. Lì era determinante, secondo me, proprio la mandata, come si suol dire, no? Il modo di steccare, perché si può andare dritti anche con la stecca che guadagna, cioè bisogna avere quella leggerezza e quella misura un po' più precisa di fare il tiro, capito? Non si può dare una tolleranza tale, no? Di smezzo di qua, smezzo di là. Ecco, in questo caso qui lui, non avendo molto margine, doveva pensare a farlo, insomma, ecco, con una misura più precisa, secondo me la vedo io. Tendo al limite, allora tiene molto meglio, capito, il tavolo, e la lunga avrebbe respinto molto meno. Certo. Io penso quindi che bisogna fare una porzione larga. Si è detto tanto, secondo me, di questo tiro. Sì, c'è una domanda ora sul prossimo, ce la fa Stefano Nista, quindi ora... Arriviamo un attimino alla palla libera. Io indovino la domanda. Vediamo. Io allora. Indovino. Posso provare a indovinare la domanda? Io non vedo niente. Gli amici a casa devono sapere che io non le vedo le domande. No, le vediamo soltanto io e Gio. Però io indovino la domanda. C'è qualcosa che riguarda lo stare in corda? Sì. Grande. Allora, la domanda di Stefano, a parte che qui mi pare di capire dalla discussione fra Sandro e l'arbitro che righe in terra non ce ne sono, giusto? Giusto. Perfetto. Allora, qui dice: buonasera a tutti, Stefano, potete chiedere a Sandro come appoggia il piede sinistro sulla biglia libera? Michele può spiegare la mia domanda? No, l'avevo anticipato. Può servire a tutti la spiegazione? Grazie, siete dei grandi. Perché è successo che a l'ultima prova della BTP che c'è stata a Salerno, è successo che Stefano Nista, che fra l'altro lo saluto perché oltre a essere un mio amico è un mio compagno di squadra, lui ha subito una cosa strana. Sandro, Andrea, ve lo dico a tutte e due così. Allora, lui ha tirato, perdeva 2-1, perdeva 2-1. Ha tirato la biglia libera contro mano.
ha tirato la biglia libera contro mano, si è messo in corda col piede chiaramente contro mano, no? Quindi lui tirava di destro, ha messo il piede destro e si è messo in corda contro mano. Cosa è successo? Che siccome c'erano i laser, non c'erano le linee in terra, c'erano quei laser rossi, la posizione come lui si è messo contro mano, praticamente la parte, cioè aveva il piede alzato, no? Il piede dentro, praticamente il ginocchio copriva il laser e non si vedeva più il laser sotto, no? Quindi è successa una cosa strana, che lui era in corda con il piede, però il corpo era, diciamo, fuori corda. Allora l'arbitro praticamente gli ha dato tutti i punti bevuti, palla a mano, è stato chiamato il direttore di gara e il direttore di gara ha continuato, diciamo, la decisione dell'arbitro. E il mister, ecco, voleva sapere, perché poi a casa invece tutti gli hanno detto che lui avrebbe avuto ragione. È il piede che deve stare dentro, poi il resto del corpo può stare. E allora dice, l'ha chiesto al Mattoni, l'ha chiesto Andrea, questi sono toscani, responsabili degli arbitri, diciamo in Toscana, no? A Luciano Mattoni l'ha chiesto e tutti gli hanno detto che lui avrebbe avuto, lui gli ha spiegato come sono andate le cose, però il mister ha detto: ma se viene chiamato un direttore di gara, e mi dà torto anche lui, io come faccio a dire che invece ho ragione, no? Quindi ecco, non so bene com'è il regolamento su questo. In teoria conta il piede, no? Cioè. No, sì, assolutamente, conta. Tra l'altro si vede anche in questa posizione che vedete di Sandro, no? Il corpo di Sandro sta fuori. Sì, sì. Cioè si vede ma abbondantemente, ma è giusto che sia così. Cioè l'importante è che il piede stia dentro la riga, ovviamente se poi la riga non c'è, uno se la deve un po' inventare. Infatti Sandro dice: arbitro, mi guardi lei, perché... Giusto, Sandro, è andata così, no? Io ho chiesto più volte, infatti, perché non essendoci, gli devo chiedere, no? Ci sono, perché sennò non voglio che mi dia fallo, no? O ce la mettono la riga, sennò io devo essere, sono costretto a chiederlo, no? Non voglio mica subire un'angheria, voglio dire. Sì. Tiro di fuga, voglio essere tranquillo, voglio tirare tranquillo. Poi io sono magro, sicché mi piazzo bene, questo te lo posso... E qui tra l'altro, diciamo, poi alla fine si vede che con quell'unico errore che ha fatto Andrea in tutta la partita ha perso la prima praticamente, perché per il resto Andrea era stato perfetto. Qui si va alla seconda e siamo sempre sullo 0-0, c'è un tiro di Sandro. Nel frattempo siamo a più di 160 persone collegate, saluto anche Dino e Milena che avremo ospite alla prossima puntata. Non solo avremo ospite, ma ci sarà da prepararsi, perché qui si parla di roba mentale. Assolutamente. Tra l'altro io prima non parlavo perché non c'avevo tanto segnale, ma ho capito che Andrea te sei con Edora. Sì. Questa stecca che ora praticamente non ci si sbaglia mai nessuno. C'è Caria che ha fatto un risultato fenomenale. Cioè, ho visto che anche Maggio ora è arrivato, no? Sì. E invece, sì, sì, sì. E invece Sandro te sei con l'Ares. Sì, con Stefano. Con è con l'Ares che anche Stefano va salutato. Sì. Va salutato perché, e poi anche perché Stefano gli ha dato un merito. C'è tutta l'Italia che non vedano l'ora di non arrivarci al tiro per poter allungare queste stecche. belli perché veramente dice ci arrivo, peccato, volevo ci arrivassi, almeno allungavo queste stecche, che effettivamente se ne vedono tante in giro, no? di Ares. Ora Sandro, il Cosci parla bene, no? Perché intanto è alto 2 metri e poi tira con la destra e con la sinistra, quindi lui lo steccone non l'ho mai visto prendere ancora una volta lo steccone. Però diciamo per noi comuni mortali ma meno male, perché la stecca mia non si avvita mai, c'è quello lì che si aggiunge, ma insomma la stecca mia è fatta per un prendere lo steccone per giocare così.
Ecco Andrea, guardiamo questa posizione perché qui c'è un'interferenza di pallino e... ci ho pensato parecchio qui, sì. Le alternative possono essere, pensandoci, allora o un traversino di parabola a fare uno sfaccio, allungare un po' le biglie, o traversino di calcio di effetto buono, oppure di due come tiro adesso. Secondo me di due era la scelta, cioè prendendola un po' più decentemente, forse migliore. Era la scelta da affinare del campionato italiano, diciamo, via. Sì, diciamo, ovviamente, poi va bene. Diciamo che ho una certa sicurezza in questo tiro, quindi se uno è abbastanza sicuro di prenderla in un modo abbastanza decente e salvarsi, era il modo migliore, perché di traversino di parabola a prenderla di prima di sfaccio sicuramente paghi un tiro dopo abbastanza comodo, perché non sei sicuro di attaccare la gialla a sponda lunga dall'altra parte, perché parabolando la forza è un po' difficile, e puoi comunque fare 2 o 0 volendo. E invece il traversino di parabola di calcio, peggio ancora, perché è traversino, quindi non ne parliamo. Da questo lato, diciamo che prendendola di sfaccio un po' più grossa di come l'ho presa, ci si poteva salvare. Devo fare un 4. Ti faccio una domanda che tanto tutte le volte che provo a farla mi trattano male in questa trasmissione. Come lo conti questo tiro? Perché diciamo, lo ho riferimenti sull'elevato sulla sponda lunga. Okay. Quindi so dove devo battere, ho riferimenti, e in base a quello so dove devo battere, quindi ricavo il punto. Dove l'hai riferimenti te? Sul verde o sul legno? Cioè i riferimenti di arrivo sulla sponda lunga io ho su gomma, ma solo su questo tiro, però se no in generale vado su legno, tranne quando la biglia avversaria è vicino a sponda, che guardo un po' più la gomma, diciamo, per vedere quel punto esatto di arrivo. Tra l'altro, in generale la guardo legno. Tra l'altro questo tiro bisogna dare il merito al tiro precedente, perché se il tiro precedente Sandro avesse tirato una bricolla, non so se hai visto la forza che ha dato e come l'ha tirato il tiro precedente, non è una stevola trovata questa. Se avesse tirato una bricolla di misura, non sarebbe potuto, diciamo, rimanere così. Cioè, la scelta precedente è importante per gli amici a casa, per valutare quella prima di questo tiro. Come mai le biglie si sono fermate in questa posizione? Perché Sandro ha tirato a allungare di forza. Sì, giusto. Infatti era per quello. Verissimo. Questo era il tiro, si era visto anche eccolo, con Matteo. Eccolo. Questo, se lui avesse tirato di effetto di misura, non poteva venire fuori questa steola che è venuta fuori. Quindi è chiaro che a alto livello è una cosa magari scontata, ma certo, non è scontata nelle categorie, diciamo, inferiori. Quindi è importante capire che all'italiana, quando abbiamo una biglia sul largo, è conveniente andare sul sicuro, andare di effetto, andare sul pieno, a cercare di fare l'angolo, la buca, l'angolo, prenderla piena e fare l'angolo più che mirilli. Cioè, come hai visto la bianca dov'è ora? Cercare di mandare la bianca verso la buca. Poi se la prendi per i mirilli, fai i mirilli. Se la prendi un po' più... E questo pallino gioca quasi sempre con questa inclinazione che ha tirato lui. Sono cose che non sono scontate, ecco. Diciamo diventa critica proprio la forza del tiro, no? Cioè qui si va proprio a cercare quella forza più che magari il conteggio per andare sul brillo, perché è più importante la forza che altro. Si era già visto questo punto, ti ricordi, con Matteo, Michele? Sì, si era visto una partita in tutti i doppi a coppie, dove lui aveva rimesso praticamente una partita dove c'era Matteo, giocava in coppia con Galeotti contro Moscatelli è nuovo, e praticamente l'aveva presa spaccata piena, l'aveva infilata nella buca dentro l'angolo, e aveva lasciato questo senza pallino, però aveva lasciato questo traversino giro, certo. E lì si chiese, perché era troppo diverso il punto di palla che aveva preso Matteo rispetto al fare 60, no? Quindi lì si domandò: ma te cosa hai tirato? Hai tirato a fare 60 o hai tirato questo? No? E lui ci spiegò che aveva
i birilli li avrebbe fatti se il tiro l'avesse sbagliato, cioè lui si era tenuto sul pieno della biglia, e chiaramente se invece che piena la prende, ci sta a fargli lo stesso i punti. Però ecco, insomma, lì poi bisognerebbe essere nella testa del giocatore, però ecco, era è importante capire che ogni tiro il giocatore bravo, quando si dice relazionare il tiro, anche questa era una parola di Matteo, no? Relazionare il tiro, cioè nella mente di un giocatore bravo, ogni posizione gli passano 2, 3, 4, 5 a seconda tiri, e deve prima farli passare nella sua testa tutte le varie possibilità, stretto, largo, corta, lunga, forte, sotto, e andare a scegliere quello relazionandolo, che praticamente relazionandolo proprio, cioè come se tu lo dovessi scrivere, la relazione di quel tiro, la relazione di quell'altro tiro, la relazione di quell'altro tiro. Allora scegli quello che in quel momento è, diciamo, il migliore, il più giusto, in base al punteggio, in base al momento, in base a come va il biliardo, in base a tutta una serie di cose. Cioè non è che lo voglio, però voglio far capire che il biliardo è veramente un'arte, non è che si tira e si prendono i tiri e basta. C'è nella testa dei campioni, nella testa dei giocatori, c'è tanta roba. Poi purtroppo non tutti poi lo dimostrano anche fuori dal biliardo. Però insomma, dai, giocatore di biliardo, nella testa c'è parecchia roba, vero? Certo, d'accordissimo. Allora, intanto due o tre cose. La prima, facciamo gli auguri di compleanno a Gualemi, che li ha fatti in settimana, e speriamo di riaverlo anche presto. Poi un saluto speciale, io vedo Luca in chat che ti saluta, Michele, e ti dice anche che sei un fenomeno, alla Livornese. E poi che siamo vicino a 200 persone in chat, quindi siamo ma lui un fenomeno. Guardiamo un po' questo tiro, perché anche questo è bello, perché qui c'è un pallino vicino alla biglia, no? Allora, questa è una posizione, anche qui è chiaro che uno può dire se è salvato, ma se è salvato dipende da chi tira, no? Allora, qui c'è il pallino, è lì vicino a questa biglia. E la porzione che prende penso che si sia reimpostato una o due volte, perché lì il pallino ci può andare con l'effetto a sinistra, a destra, colpo sotto, perché quell'altra è chiaro che la prendi scarsa se fai uno spaccio, però su questo pallino ci puoi arrivare in diversi modi, quindi cioè è bello, dai. Poi rispondiamo dopo alle domande su Steak e Coietti, aspettiamo la fine, mettete, diciamo, ve le consideriamo sia Maurizio in chat. Cosa avevi pensato, Sandro, lì? Te lo ricordi? Che ora ti sei rialzato? Proprio precisamente non me lo ricordo, però pensavo a come gestire le forze, no? E perché prendendo quella porzione lì di palla, cercando di fare una misura sulla scarsa, e il pallino dove mi avrebbe mandato, ecco. Però è stato importante, vedi, perché se tu le avessi dato per esempio l'effetto a destra, cosa che chiaramente non avresti fatto, ma se uno invece l'avesse fatto, chiaramente la biglia avrebbe rinquartato. Fallo vedere, Filippo, il momento che la gialla batte nel pallino, no? Se l'effetto fosse stato quello a destra, che non va bene, ma per capirsi, guarda bene cosa fa la gialla dopo che batte nel pallino. Vedi? Avrebbe rinquartato, no? È chiaro che lui non gliel'ha dato, vabbè, si sta parlando di un professionista, però ecco, è per capire, perché le persone a casa possano ragionare. Quando si prende una biglia scarsa e con la nostra si va su un pallino, ci si può arrivare di colpo sotto su questo pallino, cioè è come se stessimo tirando quasi nel pallino, come insomma, se mi sono spiegato, ecco. Certo. Ti sei spiegato benissimo, dai. Qui c'è un rovescio tirato benissimo da Andrea, ha pagato 2, ma bellissima porzione. E qui, ecco, questo è il secondo tiro, Andrea, che ho visto che, diciamo,
controllo perfetto della tua e palle lasciate sulla direttiva. Fai 6 e anche questo, qui... Questo parliamo un attimo, perché questo no, è io ci ho messo anni a capire che questo giro è meglio tirarlo così, perché se quando chiaramente, specialmente anche ora con questo Covid che c'è stato, le sale biliardi è già tanto che sono riuscite a stare aperte e quindi non è che si possano permettere di cambiare panno spesso, e quindi quando magari si gioca sul biliardo un po' più battuto il giro si può tirare anche a ingaruffare, no? Perché stando fermi lì con la biglia nostra al posto dell'altra, l'avversaria ingaruffa dalla parte sinistra, in questo caso dei birilli. Ma quando giochiamo sul, è comunque più difficile ugualmente, ma quando giochiamo sul biliardo nuovo addirittura diventa il tiro a ingaruffare, diventa proprio no, forse non c'è nemmeno. Quindi questo è un giro col pallino lì a parificare, il tiro diventa più facile, e lui ne ha fatti 2 perché ne ha tirati 2, ma se ne tira 10 ne fa 10, cioè la percentuale sicuramente è più alta, è la maniera per tirarlo nel miglior modo possibile e non è che, vedi, non è che dice non ha coperto, e bisogna nel biliardo bisogna imparare a capire questo. Le impallature non sono quelle, come a me mi avevano insegnato da ragazzo, che nel mezzo alle biglie ci devono mettere il castello. Perché oggi, se lasci una bricolla facile, se lasci... Prima l'aveva lasciato la garuffa, ci ha perso 8, eppure quella era l'impallatura. A volte l'impallatura è più una biglia a vista, ma difficile, piuttosto che quello, no? Sì, anche per la differenza fra il panno nuovo e battuto. Cioè, è molto meglio giocarlo sul panno nuovo perché è più facile fermare la propria lì. Cioè, certo. Il colpo arriva molto meglio sulla biglia avversaria, invece sul battuto è molto più difficile arrivare fermando la nostra. È vero, quindi è vero. Anche per quello si vede di più giocare sul nuovo che sul battuto questo tiro. E tra l'altro, Michele, la risposta qui in partita di Sandro conferma esattamente quello che hai detto. Perché qui Sandro, Sandro è calata o hai fatto un errore te? Sicuramente l'ho fatto io un po' d'errore, poi dopo non mi ricordo se mi è un po' calato o no. Io cercavo di fare un pallino da 3, anche se non faccio proprio la steola, ma me le parifico, capito? Certo, no, ma non è per parlare male del biliardo, anzi, è per capire una situazione che se dipende da una cosa... No. Sono sincero, no. Non mi ricordo se... Cioè, l'ho sbagliata un po' di troppo, via. Mettiamola a metà, dai, la colpa. Comunque, Andrea, allora ce l'hai, perché anche questo fisso, ce l'hai questa la scelta di lasciare queste palle storte e sverzate. Perché anche questo fisso, che comunque chiaramente non era facile, no? Però anche qui hai scelto questo. E anche qui è da far capire agli amici a casa, perché tanti a volte chissà cosa si inventano e magari non fanno nemmeno i birilli che te ce l'hai davanti. Invece una soluzione così, palle storte, alti 6 punti e dopo vedi che Sandro era in difficoltà perché mi sembra rimpallato. Sì, diciamo che quando si ha un fisso tipo di questo genere, cioè, di solito sono 3, no, a volte le soluzioni, o di misura, o si allunga, oppure si tira 2 passate, quella nostra che può fare un pallino da 4, forse. Io la soluzione quella a fare il pallino da 4, quindi a parificare sulle corte, non la amo tanto, perché solitamente, cioè, tutte le volte che ci provo ci rimetto sempre, o perché non calcolo bene le forze, però preferisco molto di più questa, dove almeno la si lascia un tiro a vista ma lungo, mi assicuro la marcatura e appunto lascio un tiro a vista lungo. Di misura lo escludo perché era difficilissimo. Cioè, almeno... Io, Michele, più che sento Andrea parlare di biliardo, è più che mi sembra di sentire uno di 60 anni. C'ha già un'esperienza sto ragazzo, impressionante. No, così. 60 anni nel senso di esperienza. A me mi è piaciuto tutte le volte che ci provo ci rimetto sempre. Esatto. Perché sempre. Perché effettivamente
la scelta del tiro viene anche da queste cose, no? Cioè, se tutte le volte che si tira un tiro ci rendiamo conto che magari a volte anche a tiro preso ci si rimette, magari è più giusto fare qualche cos'altro, no? Pensare qualche cos'altro. Sì, adesso l'ho fatto, cioè, l'errore di forza, cioè, è stato abbastanza netto. Diciamo che ho staccato troppo la biglia avversaria alla seconda corta, quindi ho lasciato comunque un tiro attaccabile, dai. Sì, è vero. L'intento era lasciarla più vicina a seconda corta, ovviamente. Certo. Perché comunque, Filippo, un'altra cosa da dire è che quando la biglia avversaria è attaccata alla sponda corta, anche la nostra magari, però quando la biglia... Ora, lascia perdere se le lasci a quarta, se le lasci a tutti, diciamo, i professionisti, ma se no, in genere, quando lasci la biglia avversaria attaccata alla sponda corta, è già una mezza impallatura. Certo. Assolutamente. Tra l'altro, su questo tiro, mi sembra che Sandro faccia un rimpallo. Eccolo qua. Anche qui sarebbe bello, sarebbe da parlare. Ora, te, Sandro, vieni rimpallato, ma è strano perché l'avevi preso, mi sembra, no? Ho sbagliato la steccata, sì. È uscito l'effetto, sono scaricato male, quindi non ho preso la porzione proprio giusta, ho preso un po' più palla e mi si è aperta più d'effetto che di porzione, via. Filippo, ti interessa questo tiro? Da bestia. E allora perdiamoci 5 minuti, dai. Perché come dice Ragonesi, io qui rimpallo, io ho la matematica certezza di rimpallare, diciamo. Perdiamoci 5 minuti, dai. Allora, la posizione, fermala un attimo. Quando la biglia, c'è un discorso, dice, quando la biglia guarda l'angolo, magari leggermente anche la corta, è chiaro che il rimpallo è più facile che ci sia, no? In questo caso magari guarda l'angolo, però quando questa cosa succede, ma la biglia avversaria è vicina alla sponda lunga e quindi la nostra batte subito la sponda lunga, diciamo che lo possiamo un po' giostrare il tiro, no? Perché mandando la gialla nella sponda lunga rimbalza. Ora lui, Sandro, sicuramente lo voleva tirare scarseggiandola, senza effetto, scarseggiandola, di modo che la gialla batte subito nella lunga e passa. Comunque difficile, però l'unico modo per passare sarebbe stato quello. Diverso sarebbe stato se la bianca fosse stata staccata di più e guardava magari il 2-3 della corta, allora sarebbe passato di tutto effetto a fare la fila di seconda o di terza. Però lui cosa ha fatto? Ha fatto una via di mezzo. Cioè, invece di passare senza effetto, smezzandola, le è partito l'effetto e quindi ha fatto la via di mezzo. È vero, Sandro? No? Un po' così, ecco, è successo. Però, ecco, vi chiedo una cosa, no? Perché qui ora... Ora, chiaro, c'era sul tre sponde c'era il pallino, no? Se non ho visto male, Sandro. Sì. Ok. Ma questo tiro, il rischio di rimpallo c'è anche tirandolo piano? Quindi uno... Piano non si può tirare. Scusami? Piano non si può tirare. Piano non si può tirare. Infatti. No, piano è rimpallo. Quello che si diceva prima, Filippo, se lui deve giostrare la spinta della gomma della sponda lunga, è proprio nel tiro forte. Nel tiro piano non giosti niente, nel tiro piano non cambi niente, o c'è o non c'è il tiro piano, e in questo caso non c'è, cioè, nel senso, non c'è, rimpalli sempre. Esatto. E è soltanto forte che puoi lavorare su questa cosa, che essendo vicina, a seconda di quanta porzione prendi, batti nella lunga e rimbalzi e cerchi di passare. Lì ci sarebbero tante cose interessanti, per esempio se il biliardo rientra di più, se rientra meno. Quindi se rientra di più si può scarseggiare la biglia leggermente, però sono cose difficili, io lo capisco. Non è che se per esempio un biliardo cammina meno... ci si può permettere di tirare più forte, allora tirando più forte rimbalza di più, però sono cose difficili. Io mi rendo conto che non lo so se
parlando, sì, diciamo che si fa ancora per fare una, diciamo, uno schemino, no? Magari per far capire bene, potrebbe essere, poi non so, molto facilitata, no? Se si vede tipo un goccio di sponda corta, solitamente per passare, la maggior parte delle volte bisogna sempre, quando si vede tipo il diamante di sponda corta, bisogna sempre giocare senza effetto di porzione, la maggior parte delle volte, a meno che non si è messi dritti praticamente. Quindi da questo angolo qua in poi è sempre quasi di porzione senza effetto. Se invece si vede buca o un filo di lunga, si può mettere un filo di effetto, ma è quasi sempre di porzione. Se invece si vede più corta, tipo 2 o 3, si può giocare a montare, cioè con effetto. Diciamo più o meno potrebbe essere questo il discorso. Sì, è buono come discorso, è buono come base. A montare poi ovviamente contro la lontananza della sponda lunga, certo, quello è importantissimo per quanto veloce stacca la nostra. Però poi lì sì, è difficilissimo da spiegare. No, hai spiegato bene. Tra l'altro, alcuni commenti da lasciare. Intanto Milena che dice: concordo con Filippo, sembra di sentire qualcuno che gioca da decenni. Beh, in realtà lui gioca da decenni, perché ha incominciato che era praticamente... 11 anni? No, è più, in realtà di più, sono già 13, 14. No, poi salutiamo Andrea, del gruppo Biliardo in Carrozzina, che è stato anche nostro ospite. Ecco, Stefano suggerisce, si poteva tirare anche il pelo, di pelo il pallino giro largo con la propria? Quindi, sì. No? Sì. Ok. E l'altro, forse c'è sponda biglia di 3 passate, se stacca poco. A semplice doppio era buono. A semplice doppio, quello sì, sicuramente. Ok. A 5 birilli, insomma, sembrava meglio così. Ecco. Se poi sono un po' capra e lo sbaglio, era brutta. No, dai, non era impossibile, era... Sì, sì, si poteva fare. Ho sbracciato malissimo, ho sbracciato verso sinistra e mi ha preso l'effetto che non volevo, insomma, il taglio che non volevo. Quindi me la sono cercata, via. Sì, è partita anche un po' lenta come steccata, un po' troppo... Sì, ma è partita storta. Più rigida, io... Sì, sì. Sono andato storto. Vabbè, capito. Faccio anche di peggio, non è che... Sì, qui... Sono già contento. Qui sono arrivato corto? Qui sei arrivato un pochino corto, sì. Questo è grave. Però se mi ricordo bene c'era una pendenza su quel tavolo. In lungo. Io non lo ricordo. questa scelta, sì, questo forse è il tiro, la mia di calcio. Questo è il tiro alla Camilo Gomez, questo l'abbiamo visto. Sì, è chiuso il campionato a coppie, sì. Probabilmente una valida alternativa era anche 3 di calcio lì, con il pallino in fondo. Sandro, sì. La pendenza in lungo intendi dalla parte dove sta tirando Andrea ora? Sì, mi sembrava che venissero verso... Insomma, dalla parte dove sta tirando lui, via, un po' più. E allora torna però con la pendenza della steola di prima che l'hai presa grossa, eh? Può darsi. Però ora ti dico la verità, mi sembrava ci fosse, ma ora non sono sicuro, ma credo sia stata quella pendenza. Però lì. Guarda che lui che l'ha fatta corta, quella di prima, che non sembrava. Te che l'hai fatta lunga questa, no? Cioè, leggermente, insomma, si vedeva... Potrebbe essere, poi tornerebbe anche con la stevola tua. Comunque, questi sono quei famosi segni, no, Michele? Che te dici, se uno ci sta un po', li guarda e tiri, poi se ne accorge, no? È difficile. Io ringrazio sempre di aver giocato tanto in coppia con Davide Martinelli, che queste cose le vedeva subito. E mi diceva che io le palle non le guardavo, e poi ora piano piano ho cercato di iniziare, diciamo, a guardarle non soltanto quando tiri una candela
e se ti va di là o di qua, ma a guardarla proprio, vedi, in questo caso, se vedi la gialla che sul traversino, se vedi che una fila te la dà o non te la dà, però devi essere sicuro, magari se l'effetto gliel'hai dato, però a son di guardarle, riguardarle, diciamo che una pendenza te ne accorgi. Diciamo te ne accorgi, insomma, poi non è facile, anche quando poi te ne accorgi, pensarla poi su tutti i tiri. Ecco, ve lo dico a tutti e due, sia Sandro che Andrea, quando ti accorgi, diciamo, di una pendenza, no? Intenzione, ma non è facile comunque dopo pensarla su tutti i tiri, anche che è vera, no? La pendenza c'è, pensarla su tutti i tiri dopo è difficile comunque, bisogna averci la testa. Devi essere a posto, sì, devi essere tranquillo, devi essere, anche perché te ne accorgi se sei a posto, se non sei a posto, non è detto che te ne accorgi. Sì, anche perché se non si è a posto, secondo me è meglio non guardarle, se no poi si condiziona ancora di più. Però poi sembra che sì, bisogna guardarle solo quando si è sicuri di quel che si fa al 100%. Ok, vediamo questo raddoppio, pallino di 4. C'è andata a un pelo. Comunque grandissimo equilibrio anche in questa partita, no? Insomma, sempre punto a punto. E qui Andrea fa una bella... Con chi avevi vinto Andrea 4-0 prima? Con chi avevo vinto 4-0? La semifinale. Mascheri, in semifinale. Viaggio. Qui c'è una candela a tutto briardo di Sandro. Vediamo, perché in genere quando lascio poi questi tiri mi serve proprio per capire come siamo arrivati. Forse Garuffa al volo subito. E qui è andata bene. Qui sì, questa di lusso. Ah no, vabbè, ma qui hai tirato questo tiro, noi lo conosciamo, vero Michele? Questo si chiama la stragrattata reale, giusto? No, questo è bello perché è... praticamente è una tre sponde di calcio, ma in versione cinese. in versione cinese. No. Sì, lì avevo tirato a prenderla più grossa, a parificarle sulla sponda corta. L'ho presa, che da un po' neanche la prendo, e quindi sì. Data di lusso. Non male. 6 punti e palla nel mezzo al castello. Sì, rispondo dopo, Johnny. Tanto perché la curva manca. E qui esce abbastanza bene, e Sandro, non troppo perché mi sa che qui mi sa che te ne butta giù diversi, se non ricordo male. Avrei voluto prenderne un po' meno di biglia, insomma. Ecco perché questo lo volevo vedere. Qui effettivamente hai tirato Michele, come si evita il rimpallo su questo? Perché questo non è semplice, eh? Allora, il segreto per evitare il rimpallo, intanto bisogna sapere che c'è. Bravo. No, mi fai ridere perché, nel senso, perché anche a livello poi di giocatori, diciamo, più bravi, quando poi sai che c'è un effetto a destra, un effetto a sinistra, la possibilità di spenderla più grossa, più fine, di poter cambiare delle cose, ma se non sai che c'è, cosa cambi? Che magari non c'era, e cambi le cose per prenderlo. Esatto. Quindi bisogna sicuramente avere le basi, però prima bisogna
rendersi conto di quali sono le posizioni dove ci si va vicino, e a quel punto poi uno insomma cerca di lavorare su questo. Ma ti garantisco che per tanti che conosco io non ne hanno la più pallida idea che ci sia, e quindi come si fa a scansarlo dopo se non lo sai, no? Magari iniziare, ecco, a sì, a quando si rimpalla almeno a chiedersi perché. Quello è un buon inizio, poi dopo inizia un bel percorso. Bravo. Bravo, qui c'è un bel trasponde di Sandro. Non mi ricordo se è questo il momento della partita in cui vi siete presi a rinquadro. Ah, ecco, sì, sì. Tra l'altro qui in parallelo facevano vedere la finale dei Master fra Di Santo e Belluta, quindi una parte ve la vedrete così, perché in due. Però ecco, qui c'è un bellissimo tresponde a tutto giro da parte di Andrea, se non ricordo male. Qui c'è proprio una serie di tresponde di calcio bellissimi, questo è un capolavoro. Sì, perché normale, con l'effetto normale non ce l'avevo per il pallino. Certo, certo. Quindi l'ho tirato un po' prima con massimo effetto. Questa e cosa qui l'hai fatta a occhio, diciamo, o gli hai dato una valutazione? No, beh, diciamo che vabbè, a occhio no. Cioè, non vado quasi mai a occhio, tranne nei tiri quelli, cioè, tipo i spondabiglia, che sono più istintivi, diciamo. Vabbè, per chi conosce l'angolo 50, più o meno sono 5 punti che si guadagna dal massimo effetto. Più o meno, poi dipende dalle angolazioni. Però no, Andrea, lo faccio tutte queste cose, io le faccio per accelerare il miglioramento di Filippo. Certo. Ce ne vuole, è una bella sfida. No, e poi io sono quello che le tirava senza contare, poi le cominciò a contare tutte, e ora sono tornato a non contarle più neanche una. Perfetto. Sì, no, mi ci trovo 10 volte meglio. Tra l'altro qui, se non ricordo male, c'è una super risposta di Sandro in 5 sponde. Esatto, perché tra l'altro qui non poteva che tirare 5 sponde, mi sembra, perché è rimasto proprio, sì, dalla parte nascosta del castello, quindi il trasponde non c'è. Purtroppo si vede piccolo, ma perché erano proprio, se non ricordo male, esatto, erano quasi sul 2-0 della partita di Santo e Belluta, ma l'ho voluto lasciare perché praticamente sono due trasponde e un 5 sponde tirati perfetti, proprio a testimoniare quello che si diceva prima. Cioè, questa finale l'avete giocata veramente bene. Te, Andrea, quanti anni avevi quando giocavi questa partita 2 anni fa? 21. È già successo che a 21 anni un giocatore abbia dominato le nazionali? Non lo so. No, siccome io ne ho 48 e non me lo ricordo che ci sia stato. Cioè, te hai fatto una stagione, hai vinto BTP, cioè hai fatto risultati che a 21 anni, ma io non lo so se... Forse Zito. Sì, magari sì. Non lo so. Cioè. Magari non c'era, diciamo, la BTP, visto, ogni volta sì. Magari cambia, però insomma, secondo me, a 21 anni di trovarsi lì dopo una stagione del genere, perché non è soltanto giocarsi un campionato italiano... Ecco, penso che sicuramente non è da tutti. No, poi si rivede qui, ora non era estremo come l'altro, ma anche qui c'è un tresponde, diciamo, accelerato di giro, no? Gli dà un po' più di sì, giro. Sì, era sempre simile, diciamo. Esatto. Stesso modo. E anche questo tirato perfetto, quindi... Sì, poi qui avevo anche il binario del tiro di prima, comunque ero abbastanza sicuro che andasse lì la biglia, no? Quindi, male, si va con... Infatti penso che ora Sandro qui abbia cercato di non fartelo tirare un'altra volta ancora, perché se no sicuramente sarebbero stati o 6 o 8. E qui Sandro riva di 5 sponde. Qui
buon machine bene aveva fatto anche la traiettoria, e Sandro, cioè, non so se avete notato questo scambio di tre sponde e cinque sponde, ancora non c'è un errore, c'è una cosa incredibile. Gli ha cambiato la parte, capito? Dice basta con quel tiro. C'è un bel pallino di 4 fatto di parabola da parte di Andrea. Questo set l'hai giocato veramente bene, Andrea. Alla partita, però io. È andata bene in quel traversino lì. Però sì, alla fine. Quando poi tutte e due giocano bene, sono proprio questi episodi, no? Immagino. Certo, sì, sì. Qui Sandro che ha fatto una bella steola. Bella partita. Questa. Ecco, qui non ricordo sinceramente la scelta. Ce l'hai la battuta? Di parabola. Ad allungare probabilmente, sì. Sì, a prenderla e a portare giù la piatta un po' piano, partita un po' troppo. L'intento era allungare ancora di più la gialla per attaccarla in buca, comunque. Comunque, con quel pallino lì, cosa fai, Sandro? Un'altra steola? Ci provavo, però sai, non sempre ci riesco. Questa la fai dall'altra parte, penso. Vai a vedere? Questa è bella se viene, vediamo? Vabbè, questo è un colpo da campione. Questa va subito. Johnny, voi lo sapete chi è Johnny? Noi sì, Johnny. questa va messa da parte, bellina è questa. Questo è un capolavoro. Perché comunque è una posizione, nel senso, è un giro, il pallino è da noi un po' da tutte le parti, quindi è bella, va fatta subito un parare a Tex. Bellissimo. Tra l'altro, no, ora dopo aver detto che Ragonesi mi sembra un sessantenne, cioè, Sandro, te sei una delle persone più umili che conosco, cioè, nei commenti sembra quasi sempre che sia per caso, ma guarda che noi non ci si casca, Te lo dico. Vabbè, dai, uno cerca di fare il suo meglio, cioè, già vederlo un tiro già è buono, no? Poi va eseguito e già c'è una difficoltà, però se c'hai... No, hai una visione del biliardo un po' più ampia e varie soluzioni, ti si complica, dice, il gioco, però è più bello, secondo me, è più affascinante, no? Del tiro scontato, insomma. Cioè, guarda, anche qui sul 54 al 42, un rinterzo di misura perfetta, guarda che roba. Beh, lì ero costretto anche dal punteggio, però avrei tirato, penso, uguale, in quella maniera. Ora, se ero 54, forse lo tiravo veloce per cercare di fare la chiusura e non rischiare, insomma, al minimo errore di pagare un filotto. Però di solito lo tiro piano, ecco, questi rinterzi. Le due sponde, chiamiamo le due sponde di prima, le tiro di misura. E qui Andrea ha fatto il colpo del campione, proprio. Se non ricordo male, questo è un 2 a mo' di 3 con chiusura. Andrea? Mi sembra di sì. Ora non mi ricordo se è questo o un altro. Nella partita ce n'è uno, perché l'abbiamo usato anche nel promo, ma mi sembrava proprio questo, guarda, se non era. No, infatti, ho sbagliato. Non è questo. Sotto. Non è questo. E tra l'altro, ecco, 54 a 48... Vediamo qui Sandro cosa ha tirato. Qui è difficile, Qui si fa l'errore. Scusate, prima di vederlo, Cosci, siccome qui devo imparare io, no? No. Io qui vado di rovescio a giro a tutta la vita. Siamo di a giro? Cioè, a giro a sinistra, colpo sotto, la bianca che mi batte neanche dritta, un pochino a sinistra e poi mi rientra col giro. Questo è quello che Luca mi ha detto che non ci capisco nulla. No, c'ha 48, lui deve fare 12. Nel senso, sicuramente tirerà, perché è chiaro che tira, però non è facile. Ma
Per niente. Un goccio di taglio. Mi è uscito un goccio di taglio. Che non dovevo sì, dare. Non... Sì, però sì, niente, perché comunque quel, cioè, troppo contro poi rischi che ti rientra troppo e non chiudi, quindi ci va quel, il senza taglio perfetto deve essere. Sì. Era... Qui Andrea sbaglia dalla parte della ragione, forza giusta, comunque palla attaccata a sponda, mano sul legno, e vediamo qui Sandro cosa tira. Anche qui ho lasciato tutta la fine di questo set perché era molto bello. Sandro ci va vicino e gliela mette in angolo. Guarda là. Cioè, il livello di gioco è altissimo, Michele, in questa finale. È vero, bella. Hanno continuato quello che avevano fatto durante tutto l'anno. Altra difesa. Però mi sa che qui la vede Sandro, se non ricordo male. E qui è più brutta ancora l'errore, mi sa. Si vede, si vede. La incandelata. Due, non copre e mi sa che qua Andrea chiuderà. Di sicuro il filotto di prima. Sì. E quindi poi quindi a questo punto la partita torna sull'equilibrio sull'uno pari. Sì, che qua cioè non era... Perché c'è il rischio di far 2-3-5, quindi bisognava essere abbastanza precisi sulla fila. Vabbè, era fattibile, però c'era quel rischio. Eventualmente. Ok, qui si va alla terza, qui siete già 8-10, e questo è un tiraccio, se non ricordo male, perché devi passare fra, esatto, fra il pallino e il birillo, e qui fai un tiro bellissimo. Questo l'abbiamo visto simile, Michele, ti ricordi? Da Martinelli. Questo è un po' meno estremo, però sempre tirato benissimo, no? Andrea, come si tirano questi tiri? Vedo... Colpo sotto, un po' d'effetto. No, beh, bisogna velocizzare tanto la steccata. Cioè, qui diciamo che è comunque un po' sbagliato perché la nostra non corre abbastanza. Per l'angolo che abbiamo, cioè, arriverebbe corta. Quindi per farla correre un po' di più verso l'angolo dobbiamo aumentare la forza del tiro, ma anche velocizzare molto la steccata. Così la nostra corre di più, cioè si stacca più veloce, batte prima sulla lunga e riesce a tornare un po' di più. Diciamo che riassunto, colpo sotto, steccata rapidissima e un po' d'effetto verso il pallino, dai. Okay. Qui Andrea ripassi in vantaggio, quindi 16-10. Qui c'è quello che crede di non essere un grande colpitore, che ha fatto soltanto 13. E torno in vantaggio, questa qui l'ho un po' accelerata, 27-24 per Sandro, c'è un rovescio, ecco qui, ecco il rimpallo, però con pallino di sì, volevo far fila di prima, con fila di prima non avrei rimpallato, fila di seconda lì si rimpalla, però è una porzione un po', diciamo che con fila di prima non si rimpalla. Fila di seconda si può fare zero e fila e va bene lo stesso, non si rimpalla lo stesso, si fa 2-2 fila, si rimpalla in quell'angolo lì. Quindi è un po' una porzione, cioè, solitamente io se devo far birilli miro più o meno a quel lato del castello e poi se prendo quel punto si rimpalla, pazienza. Meno di colpi in testa, la penso così. Certo. Perché è difficile mirare il punto palla perfetto. Però, poi... si assumono i rischi. qui pago un pochettino.
Io una cannonata da 12, sì. Ho controllato male la mia, vedi però. Infatti era per quello che l'avevo lasciata, perché vedo che l'hai tirato anche te un po' di colpo, no? Questo, sì, torna indietro la palla. Ho tirato troppo colpo, è un retro proprio quasi. Ho esagerato. Ok. Qui ritorna lo split degli schermi, qui c'è un bel tiro, anche se non mi sembra non ci sia la difesa, però qui anche qui fai 10. Sì, è un po' piano. Sì, io onestamente pensavo molto a marcare, se devo essere onesto, in quel frangente di partita, essendo comunque un po' avanti, un filino, cercavo di marcare. Cioè cercavo di portarmi, se non un filo indietro, di portarmi un filo sempre col filo avanti, però possibilmente cercando di pagarmi un po' di meno dopo, però non ha funzionato. E qui Sandro si riporta sul 49-41 con questo tiro. È bello, è centrale. È perfetto, perfetto, veramente perfetto. Poi è bellissimo vedere Sandro dall'alto, scusate, ma no. Grazie, non c'era bisogno. Guarda la geometria, no, perché queste cose poi con queste inquadrature si notano, no? Guarda proprio l'impostazione perfetta. No, qui sono riuscito a stare fermo, vedi, proprio fermissimo, è quello che mi ha fatto fare il tiro. Il traversino di prima, scusa, ho fatto un errore di memoria. Tiravo con più colpo quattro passate a tornare dall'altra parte del castello. Okay. Certo. Ne ho trovato poco, non troppo. Qui c'è un buon punto palla e un'ottima forza di Andrea. E qua mi sa che si ripresenta una garuffa. Questa è stata una delle partite chiavi, no? Perché poi... Sì, poi da lì ha fatto 2-1, 3-1. Sì. Ci sono alcune domande in chat non proprio specifiche sulla partita, le facciamo dopo, quindi non è che non le sto guardando, avviso le persone, sono tantissime tra l'altro stasera. Ringraziamo i gruppi, perché Michele ti ho iscritto ad alcuni gruppi, Amiamo il biliardo e compagnia, abbiamo messo l'evento lì e si è visto l'impatto, perché... c'è molta più gente del solito, quindi ringraziamo anche l'ospitalità di questi gruppi. E qui sempre 49-40 per Sandro. Secondo me è merito anche da Andrea, perché ora anche l'occhio vuole la sua parte, no? Quando si fanno queste cose. E qui c'è una bella... Se c'era il Martinellino insieme a Andrea Aragonesi e anche magari l'Agnorelli, se faceva ancora di più di persone. Al posto di Sandro l'Agnorelli, al posto mio Andrea e Martinellino. Filippo no, Filippo si lasciava stare. Meno, grazie, sei umano. No, tra l'altro scusate, guardate questo colpo, perché ora non l'abbiamo commentato, questo colpo di Aragonesi. Sul 49-40? Sì. Questo è di lusso. È un gran colpo. Salutiamo anche Saverio. E qui c'è... Ecco, vediamo un po' qui. Ho il punteggio tutte le volte. Qui erano 53-44 per Giachetti. Che mi sembra vada un po' lungo, se non ricordo male. Di là in discesa. Esatto, e questo era il terzo indizio, vero Michele? No, non è detto, però insomma ora se ne è già viste diverse di possibilità, insomma, dove... Qui c'è un 14 punti fatti da Andrea. Ah, è un filo corto. Sì, ho sperato di impatto sul pallino bello, l'ho preso abbastanza bene, un filo corto l'altra, sì.
E qui Sandro, qui hai fatto un capolavoro, perché a parte hai fatto 12, perché hai fatto 8 e 4 di pallino. No, il pallino non c'è. Pallino no. Pallino l'aveva tirato. Sì, hai ragione, hai fatto 8. Fortunatamente sono caduti 3 birilli. Cioè, sì. L'avevo cercato perché potevo fare 4 e 4, 8 e mi andava bene lo stesso, però mi ha premiato, diciamo, l'audacia, via, ha premiato un po' il rischio, anche perché a quel punto altre soluzioni non è vero. Comunque qui tira da chiudere, via, insomma. È una scelta interessante questa, eh. Passata vicino, sì, però se cascava di meno. Non si vede spesso, è una scelta del genere. Sì, anche coraggiosa, perché comunque un tiro non si fa molto. Quindi non conoscendolo, diciamo, pur non tirandolo comunque sempre, è un tiro che si fa di meno, quindi... cioè, ce n'era, diciamo, tante soluzioni, che comunque è un birbante, Sandro, eh. Ma sai, io sono un po' più anziano, ma qualche tiro un po' più spesso l'ho tirato questo qualche volta. Sì, certo, quello sì, però ci si tira di meno magari, cioè, sai, piuttosto che un angolo normale. Sarebbe sì, passato, sarebbe, sì, certo. sarebbe passato anche il girone? Ma può darsi di sì, ma biliardo no, perché se no l'avresti tirato proprio a tutte le ruote, come si dice, ha giocato. No. Sì, il girone, se fosse stata più staccata dalla corta, no, ma io parlo se sbagli, no? Sì, ho capito, ma non, forse veniva stretto il girone. Salutiamo Salvatore da Lecce. Salvatore Pignataro invece ci dice: Andrea è il mio cavalluccio, dopo un mio cazziatone ha vissuto un periodo che non sapeva più perdere. Vero Andrea? Ciao Salvatore. Sì. E poi abbiamo un saluto da Genova, da Michele Chicco, che dice: qui a Genova con il biliardo a stecca rispetto a voi siamo indietro di 20 anni. A noi chi però? A noi toscani? Un po' in generale, dice, rispetto a voi, intende nei posti dove c'è, dove c'è la passione, dove c'è il gioco, perché anche quello va detto, noi non ci rendiamo conto a volte della fortuna che abbiamo, ci sono persone che, anche appassionati, che per fare una partita a biliardo devono fare 70, 80, 100 chilometri, perché abitano in posti... E magari effettivamente la Toscana, il Piemonte, ma no, la Lombardia, cioè, insomma, poi anche al sud ci sono sale, insomma, importanti, c'è, cioè, gioco. Prima Sandro diceva di Bassa. A Bassa c'hanno 12 miliardi, 6 al piano di sotto e 6 al piano di sopra. C'hanno Sandro e Matteo, due professionisti, e poi c'hanno altri 5, 6, non so quante eccellenze che c'è. Ora non mi vorrei dimenticare qualcuno dicendoli, però insomma, Sandro, c'è Lagnorelli, c'è, che fra l'altro quest'anno è passato nazionale da Master, c'è il Balzacchi, c'è il Pecorini, c'è il Marchi stesso che gestisce la sala. E, insomma, dai, c'è, ora magari qualcuno mi sarò dimenticato, ma insomma... poi c'è tante prime, brave prime, eh. Poi c'è tante prime categorie, insomma, nel senso, una sala che non ci metti un ragazzo come Andrea, che ha le qualità, è chiaro che... E qui vediamo un bellissimo tiro di Sandro. Ora, se mi dice che è un colpo di fortuna, Sandro, non ti do più la parola, perché questo è un capolavoro, altro è il colpo di fortuna. Questo è un traversino di parabola. Beh. Guarda che bellezza. Se ti devo dire questi traversini, ho iniziato a tirarli, c'erano i biliardi con le buche.
vedendoli tirare dal mio primo, chiamiamolo maestro, va bene, che mi ha dato le prime dritte, e Marco Bagni, Signese. Era. Michele lo conosce. Vedendo tirare, no, questi tiri, lui gli piaceva fare queste parabole e io ero incuriosito e provavo, poi buttavo giù il birillo, non giravo, buttavo giù il birillo, poi una volta dopo non giravo e piano piano, diciamo che ho imparicchiato, via, non proprio sempre le faccio, ma qualche volta poi mi succede. Ho cercato di capire l'impostazione, come mirare. Poi sai, devi scaricare bene la forza e tutto, però se non sei impostato bene, come tutti i tiri, se non sei messo bene, è difficile che tu esegua un tiro alla perfezione. E qui, Michele, questo invece è un tiro che mi ricorda la finale di Galeotti e Gualemi, ti ricordi, no? Il rinterzo a tirare sul boccino, che credo che sia stato il tiro che ha mirato anche Andrea. Sì, l'ho preso un filo scarsa. Grossa... Però diciamo che dà anche un po' di garanzia, perché comunque in caso di errore si lasciano biglie parificate, dai. Quindi, poi all'italiana un 3, comunque, se c'è la possibilità di farlo in modo abbastanza decente. Guarda, sì, che se lo chiami boccino, lui ci rimane male. Quando poi ti capiterà, non ti ci va sul filotto, eh? Comincia a chiamarlo pallino, vedrai che ti ci va più spesso se ti capita di prenderlo pieno, a modino, nella fila, con lo sbirillo anche. Con lo sbirillo. Accidenti. Qui è successo. Ha trovato qualcosa la biglia. Ah, infatti questo qui l'avevo lasciato apposta perché è bellissimo, perché te ne accorgi proprio anche durante il tiro e l'arbitro, sì, e infatti ora c'è anche un replay, se non ricordo male, dove si vede bene che te ne sei accorto. Ah no, l'ho trovato. Sì. Però, cambia traiettoria, sì. Esattamente. Forse un pezzettino di crosè, sai, qualcosa. E comunque c'era un grande equilibrio anche in questa partita, anche nella quarta, 22-18. Qui ti lascia una bella steola. E mi sembra che tiri uno spondaviglia qui. Vediamo. Sì, comunque Andrea, hai trovato un Giachetti veramente ispirato quella sera, perché anche quando non li fa perfetti, comunque Birilli li butta giù. Era tosta. Oh, dai, è stata una bella finale, dai. Sì, infatti, veramente. Con qualche errore da entrambe le parti, però... Penso che non sbagliare mai sia difficile. Questa, nella telecronaca l'hanno commentata come un tiro alla torinese, che è una mattonella praticamente, no? Sì, di candela l'effetto contro, cioè ce la gioco solo quando ho il pallino lì, io. Cioè se ho un pallino da 4 in appoggio all'italiana, cioè anche a Goriziana, tiro a allungare la candela, faccio il 4, poi si fa qualche birillo meglio. Però diciamo che ti lascia un biglietto in diagonale, ci sta come scelta. Vabbè, la soluzione, eccolo qua, di effetto contro. Bella, bellissima anche questo. Qui vai 41-31, tra l'altro c'è il pallino fra la bianca e il castello, quindi qui vediamo cosa tira Sandro. Abbiamo Sergio Callejo che ci saluta dalla Spagna. Qui Sandro aveva tirato una steola, Sandro, vero? Sì. Anche se non era proprio, cioè andava fatta, ma insomma qualcosa lasciavo lo stesso, una candela, qualcosa potevo lasciare. Avrei dovuto cercarla di due, non di una, forse, per distribuire meglio. Uh-huh. Avevo più proporzione, mi allontanavo più con la mia dal centro, ma dalla parte sinistra del biliardo.
Non, però non mi ricordo se l'ho tirata o cercando di fare un 3 arrivare a pallino, non mi ricordo più neanche. Vedendola ora era più giusta cercarla di 2 e mi allontanavo io e se viene la steola insomma poteva essere edifizia. Eh sì. E trovo la forza. Qui Andrea ci pensa e ci ripensa. E tira, punto risponde, bene, tira 6 e parificazione. Pensato bene? Questa partita la vince la vince Sandro? Sì. Questa partita la vince Sandro, sì. Infatti 47-31. Ci sarà stato qualche miracolo, qualche disgrazia sua, sicuramente. Ma non ricordo. Ora si vede, se... ora si vede, ora si vede, perché qui l'ho lasciato tutto. Ora siamo curiosi, Perché questa è la partita chiave. Guarda qui. Altro che... Capito Michele? Hai capito cosa ha detto prima? No? Qualche tiro fortunato, no? No, io ve lo faccio rivedere, scusate. Qualche miracolo, no? Michele, te lo faccio rivedere. No, perché... Ha detto qualche disgrazia sua. Sì, le disgrazie sue. Le disgrazie sue è a giocare con te questa partita. Guarda che roba. No, questo è stato bello, questo è stato veramente bello. Che poi 14... 14, qui com'è? Com'è che ha detto il Papini prima? Dice, qui hai sentito un miracolino, no? Vediamo se ha sentito un miracolino anche ora, perché guarda che bellezza. Guardiamo però ora, perché ora si va a 47-45. Ma lo vedo. Mi sembra che tiri di 2 sponde, se non ricordo male. Ah, di 2 a fare il 4 senza effetto, sì, ok. Sì. Un filo corto. Di questa esperienza. Quando c'è un pallino che mi sembra allungare di più la forza. Dai tuoi 70 anni di gioco, giusto? Mancava ancora quella. No, beh, poi cioè, alla fine va bene, però no, quella un po' di forza in più probabilmente. E qui, qui volevo far notare una cosa. E qui il Papini, vedrai, qualcosa dice. No, però vorrei far notare un gesto, guardate qui perché si nota. Vedi? Chiede scusa, è bellissima questa cosa qui. E chiedo scusa perché io cercavo di fare il pallino, ma non l'ho fatto, ho fatto un manicomio lì. E le figlie si sono messe, insomma, dai. Bene, capito? Io ho tirato sicuro di fare il 4 proprio e non l'ho preso. Ecco, qui Andrea, hai preferito fare il 3? No, cioè volevo tirare, cioè, con l'idea del 3 a farlo più lungo, fine, no? Per fare una sorta di teola. Però diciamo che il 3 è un po' mi ha ingolosito, quindi cercavo di farlo proprio fine, speravo un pochettino. E qui era 53-51 per Sandro. Sì. Infatti qua sono rimasto un po'... Però il problema è che era, cioè, per spostare la mia, comunque un po' scarsa devo prenderla. Quindi comunque un po' devo prenderla, quindi speravo magari il pallino, cioè se passo molto vicino a quel pallino, quindi... Ora faccio una domanda stupida da iper principiante, però siccome io devo fare questo, cioè siccome lo sono, ecco, ma in una finale non viene a me, ora a parte il Cosci, che è il caso particolare perché usa tutte e due le braccia, no? Ma qui di sinistra non è pensabile tirare? No, ma io non sono capace di sinistro. Cioè, e sarebbe giusto dedicare il tempo ad allenarsi su quella sul mancino, però per adesso non sono bravo, meglio di destro. Sandro, tu qui che cosa avresti tirato? Ma credo che la scelta avrei fatto la stessa. La stessa scelta. Okay. Sì, perché anche se qualche volta tiro di mancino io, però
non mi sembrava una posizione da poter gestire bene, cioè palle vicine, se sono un po' più staccate, allora di mancino qualcosa si può anche tirare, capito? Si può anche provare, ma non mi sembrava che ci avesse gran tolleranze, ecco, tirando di mancino doveva smezzare troppo. Certo. Lì forse, giocandocela male chiaramente, se non lo so se gli ha dato un po' d'effetto lui. Sì, non sì, la mia giocata con l'effetto contro, per evitare quel pallino. Probabilmente, sì. Mi sono fatto un po' mentre dall'idea del pallino fine. Se la drizza un po' di più, non sì, succede. Sì, sarebbe allora, stato meglio. Michele, dopo la Spagna abbiamo anche saluti dal Lussemburgo, quindi stiamo andando veramente europei a bestia a questo giro. Come con si chiama Lussemburgo? David Perez, saluti dal Lussemburgo con nostalgia di Roselare. Poi ci sono due domande. Una, siccome c'è una lieve differita, prima alla domanda di Alberto su quel bel tiro di Sandro. Sandro, ma tiravi il giro oppure il cappello da prete a girare? Ed è uscito il giro. No, qui credo che abbia tirato il giro. Ora. Cappello da prete quale? Quello del rinquarto, che poi la tua ha fatto anche il pallino di 4. Ah, accidenti, ho sbagliato di parecchio. Appunto. No, ecco, qui fanno due domande. Allora, Filippo Gizzarelli dice, ma usare il rastrello su quel tiro di Andrea? E poi Mario invece dice, passando la stecca dietro la schiena, che però era parecchio nel mezzo, mi sembra... Ma diciamo che cioè, messo così riuscivo abbastanza a controllare la porzione e la forza. Esatto. Cioè il rastrello è sempre comunque serve, però in questo caso un tiro piano riuscivo, dai, mi sentivo bene come controllo delle biglie. Ma sono troppo vicine per usare anche il rastrello. Anche quello, sì. Esatto. Le condizioni. Quello è secondo me quello è il tiro, se scansa pallino, fa steola. Perfetto. E manda al volo, certo. Qui va 54-53 e Sandro qui saluti a Paolo Corigli che ci saluta anche lui. E Sandro, se non ricordo male, fa 6, va a 59. E qui, Michele, qui continuano da Alberto Casale, un saluto a tutti dalla Francia, per continuare a essere europei. Siamo europei. Qui 59-54 e Sandro mi sembra che abbia la chiusura qui, se non ricordo male. Io mi sa che non la faccio, Ti risponde qui? No. Tiravo lo striscio. Ah, lo striscio, ok. Con pallino lì ho detto, se mi sbaglio, un pelo sul largo. Però, vabbè, si poteva tirare giro a tornare a parificare in fondo. È che io sono un po' scarso, quindi tiro dei tiri un po' più. Sì, certo. Invece, Andrea, qui c'è il Mario Papini che dice, a parte il 14 spettacoloso, e qui paghiamo un po' il discorso che c'è un minimo di lag fra noi e la diretta, però questa te la leggo perché è bellina, sulla replica non si può eseguire un due sponde così male, giusta punizione. Su quella di prima che si è andato fuori? Sì. Giusto, almeno la forza giusta, sì, dai. E qui mi sembra che stavolta già chiedi. Anche a delle volte di fila, sì. Infatti. Giusto. E qui c'è la chiusura. Va sul 3-1. Ecco, qui... Ecco il tiro sul 3-1, 14-7 per Giachetti, questa l'abbiamo lasciata perché c'è una steola di Giachetti e poi un bellissimo 2-3 di Andrea. Ora andiamo un pochino più veloci perché sennò andiamo troppo lenti, che ancora c'è un po'. E comunque insomma si continua a vedere un biliardo di altissimo livello. Sandro va in vantaggio 20-11, qua c'è un'altra bella soluzione di...
di Andrea. È attaccato, ma non ce la fa. Ah, la lapera. Sì, sì. Ah, ok. Pensavo. Stavo pensando se tirare il 4 e le 2 oppure solo le 2 piano, però alla fine dico giochiamo regolari, facciamo niente di strano. Sì, sì, direi che l'hai tirata benino queste 2 piano, hai fatto 10. Sì, forse la forza è un filo più forte, meglio, però però sì. Ad arrivare corto, però. Allora, Simone Francioli, ciao fenomeni, Aldo Masi, senti come ride la Loredana. Stefano Venturi che dice: chiamate anche qualche giocatore straniero, ne abbiamo già chiamati due, perché no, uno in realtà, che è Martinotti, perché Gomez in realtà è nato in Italia, quindi non lo possiamo dire che sia straniero. E saluti anche da Milena e Loredana. Salutami. Chi? La Milena mi saluta. Saluti alla Milena da Loredana. Che li ha sentiti. Qui c'è un capolavoro da parte di... Anche da me, chiaramente. Certo. Di Andrea, lo faccio rivedere perché questo è veramente un bel tiro. Che altro per la forza, perché... Sì, l'importante è la forza. A tutto biliardo così, questo non è un tiro facile. E qui Sandro... Dai, prova a spiegarmi dove si mira qui, come si conta un tiro del genere? Io posso un po' sul verde, ti dico la verità. Ok. Nel verde gli dà un po' di effetto e... Capito, Michele? Ma nel verde, che io vedo tutto verde lì. Dov'è? No, lui si accende la lucina. Sì, ma poi lo vedi dopo, se vado nel verde, vai. Qui Sandro fa un rovescio 2 pallino da 4 e se non ricordo male Andrea ritira una steola, se non ricordo male. Bella sono cercata, la sto cercata anche questa. Sì, poi si è fermata proprio bella, limpida. E qui, se non ricordo male, ritira un'altra volta nel verde. Com'era, Sandro, nel verde, giusto? Infatti io non lo vedo. Non la prendi? Non si può prendere sempre. Aspetta, perché... Oh, mamma. Mi avevano fatto anche la riga, non l'ho vista. Sì, questo mi sembra che sia il tiro partita, diciamo, il tiro che poi fa cambiare un po', no, l'equilibrio della partita, perché qui Andrea va 39-40, biglia in mano e qui, se non ricordo male, va in vantaggio. E beh, sì, la metti in acchito probabilmente, sì. Ah, perché poi è finita 4-2. Sì, questa è quella che vince Andrea. E quello è un po', se vuoi, il tiro che ha cambiato. Quindi due steure, la prima riesce a prenderla mirando nel verde e la seconda invece non la prende e poi beve anche 8 punti. E qui ne fa altri 10 più 4. 14, qui diciamo che qui c'è un pallino da 4, anche questo bello, forse un pochino corto, di pochissimo, però ecco qui. Michele, tiro la drizzata, mi sa. Sì. Come? Tiro la drizzata, mi sa. Qui sì, poi sì, si guardano le varie opzioni di tiro, vediamo cosa viene fuori. È bellissima questa, mamma mia. È la chiusa. La chiusa, cioè, la faccio rivedere.
Io vi rifaccio. Il rimpallo si evita così. Cioè, facendo la seconda non si rimpalla. Se si tira di terza si rischia il rimpallo. Cioè, è un po', diciamo, si inverte la situazione. Di solito da quegli angoli lì si tira di terza per non rimpallare, no? Invece quando si è troppo aperti, tipo in questo caso, si tira di seconda per passare prima la nostra. Poi si può scegliere se ridurla un po' di forza o se aumentarla, lì è un po' soggettivo, no? Io tiro sempre un po' più piano, però poi via, a busti. Qui c'è un bellissimo commento di Salvatore Pignataro. Voglio ribadire ancora una volta che Sandrino non è un vice campione del mondo, ma per me rimane un campione del mondo a pari merito. E mi sa che siamo in tanti a essere d'accordo su questa cosa qua. Qui è bellissimo questo tiro. C'è il commento che ha fatto Andrea, che te, Filippo, non l'hai preso tanto in considerazione. No, sai perché? Perché è l'università. Io sono ancora alle elementari, ma è tutto registrato. Io me li segno. Bravo. Allora dire che hai sentito. Perché quella è, secondo me, è stata una bella perla lì, Da fare anche complimenti, perché non è che tutti lo fanno di venire qui, insomma, e dire certe cose a tutti così. Considera che lui, come anch'io, come Sandro, non è che ora magari Andrea è più giovane, non è che tante volte le cose non si vogliano dire, ma insomma, diciamo, ai nostri tempi, ecco, 30 anni fa, c'era da fare più sacrifici per imparare delle cose, no? Per scoprire delle cose che magari non te le diceva nessuno, dovevi andare a cercare, no? A cercare, diciamo, di rubarle, ecco, permettimi questo termine, ai giocatori più forti. Quindi non è facile dirle così, però io penso che vada fatto, ormai, insomma, io... lo sanno tutti, ma insomma è bella la cosa che ha detto lui su questo tiro. Vuoi ripeterla, Andrea? Così gli diamo anche un po' di enfasi. No, poi c'è un commento del Papini su Giachetti. Ora vai, Andrea. Cioè, di solito da questi angoli, no? Cioè, si crede che poi è giusto che quando sono angolati giochi tanto effetto a montare, no? A rallentare la nostra, l'altra di seconda e terza, più o meno quello che viene. Però, cioè, quando è molto aperta, molte volte si rimpalla e non si capisce perché c'è il rimpallo, cioè bisogna tirarla più scarsa. Cioè, quando è molto aperta vuol dire quando l'angolo fra la bianca e la gialla è così estremo. Quando si apre più di due diamanti, dai, più o meno. Ok. Si può dare un'indicazione così, ma poi dipenderà dalla distanza della biglia per stare la sponda, però ovviamente, diciamo, più o meno. Sì. Per creare l'angolo si dà un po' meno effetto, si prende più scarsa, così la nostra corre di più. Esatto. E si evita il rimpallo perché passa prima la nostra. Caspita. Però poi bisogna sapere quando ci sarebbe il rimpallo e quando è necessario evitarlo, che poi a volte si tira così e si rimpalla, perché poi lì, cioè, questa qua è la teoria. Poi io trovo che ci sono persone poi che spiegano anche parecchio bene. Te, Andrea, lo sai spiegare anche parecchio bene il biliardo, ti faccio complimenti, davvero. Grazie. E nel frattempo, dopo la bevuta di Sandro, mi scrive il Papini, la commissione con la C maiuscola, Sandro ascolta, ha proposto la retrocessione nei master, visto che era la ripetizione del precedente. con una piccola differenza. Vai pure. Non avevo una battuta ideale, capito? Dovevo andare con più effetto, certo. Il pallino era molto vicino. Era un po', però con questo ho sbagliato, quindi... Mi è scappato troppo effetto, però perché te lo ridico, perché io batto un po' nel verde, capito, la seconda. E questa è l'ultima partita qui, anche qui punto a punto, quindi 19 a 16 per Sandro. Sì, questa me la ricordo. Mi ho detto, devo sbloccare qualcosa, sennò qui non si va da nessuna parte. Come ve l'ho detto, tiro, perché non so, se non tiro qua finisce male. Poi è andata bene. Però cioè, il pensiero è stato questo.
Cioè, perché di solito quello lì è un tiro semplicemente da rinuncia, oppure a tirare di stretto contro il pallino, non è a tirare di sfaccio. Certo. Però bisogna fare qualcosa. Poi è andata male lo stesso, però mi ricordo questa cosa. E qui passi in vantaggio perché fai 8, 34-23. Anche questa è una partita curiosa, vedere la posizione. Ma bella, guarda, io ti dico, cioè, è bella da vedere proprio questa finale, è proprio divertente. Giocata benissimo. Vabbè. Cosa dice Mario qui? Sentiamo, ora glielo chiediamo, sentiamo cosa dice. Io credo che Sandro abbia mirato nel verde anche qui, comunque. No, vabbè, qualche volta si sbaglia, si fa. Vedi la stecca allungabile, vedi? Tac. Qui c'erano già, Quando è che è iniziato? Quando è che è iniziato la... Sì, di queste allungabili, diciamo. Vabbè, era... Questa era una delle prime? Penso di sì, questa qui, era poco che c'era. Ma insomma, col birillo lì, vedrai che lì dà noia. È rimasta corta, Ma la vedo? No. No. C'è niente. Qui c'è una preghiera, altro che... Madonna. Cosa tiri sulla corta davanti? Penso di sì, d'accosto. Mamma mia. Non ricordo, onestamente, però penso d'accosto. Non so se devo dare effetto. No. 37 a 35, sì. Questo è una situazione importante. La costa non è un tiro che mi fa impazzire di solito, però se senza effetto, ok. Sì, senza effetto, cioè forse l'avete data uguale anche adesso. Non so se è giusto, però l'avete data uguale. Sempre con questa forza. Perché la costa non mi piace tanto. Cioè, avevano fissi traversini che... Certo. E questo, se vuoi, ha fatto un po' la... Sì, poi lì mi sono preso un rischio, l'ho presa male, cioè volevo prendere dall'altra parte, ovviamente, non di qua, però... Dalla chat, Michele, ci dicono che la prima allungabile era la Double, la Double. A Double, sì, me lo ricordo. Poi io mi ricordo anche, addirittura mi sembra, Sandro, c'era... Una vita che ce l'allungabile. Sì, poi c'è stato anche le Barabba. Ma no, c'era la Diviplast. C'era la Rambo della Diviplast. Che la Biltop, che ci avevano l'attacco lì a baionetta col pallino centrale. Io ce l'ho anche avuta la Biltop. E lì si allungava solo la parte finale, no? Il fondalino. Sì. Si allungava in fondo e poi ce ne state sia altre. Però ora ultimamente, ecco, mi ricordo, erano... Ultimamente c'è stato, ecco, questa modifica. Poi si stanno allungando ora dal centro, via, diciamo. Sì. Dalla parte da dove finisce il calcio e dove inizia il canotto, via il cono. Sì, effettivamente è molto comodo come... Rimane più bilanciata, via la stecca, in questa maniera. Io vedo anche lì da noi in sala la balalaica, ce l'ha Biasci, ce l'ha Tex, ce l'hanno diversi. E qualcuno c'ha quella nera, ce l'ha anche Filippo la... Sì. C'ho quello lì in carbonio. Guarda bella
Michele, questo due sponde di giro buono, perché ovviamente qui la garuffa non c'era perché c'è la, diciamo, c'è il pallino, no? Guarda come l'ha tirato bene Andrea. Sì, diciamo che cercavo di ricavare un 4 dividendo lo stesso, invece tirando di garuffa normale probabilmente il 4 non l'avrei fatto, prendendo la porzione mezza di biglia. È un gran bel tiro questo, eh? Questo è veramente un gran bel tiro. 50-45 per Sandro. Qui Sandro fa un 3, rimane sotto traversino, però si porta in chiusura. Simone chiede, Sandro, è utile la stecca allungabile? Il metterla più lunga può farvi perdere il ritmo? A chi lo fa perdere? A chi deve metterla più lunga, quindi l'allungabile dice forse c'è anche questo vantaggio, no? Sicuramente, insomma, poi è un'abitudine, no? Però la prolunga inserita, insomma, spesso non resta la stecca ben bilanciata, via, diciamo. Con una prolunga corta forse già meglio, ma con quelle un po' più lunghe un po' più difficile. Io preferivo la stecca di legno, quella lunga, ecco, la mezza o la lunga, tante volte. Se il coglietto è bello, sopra. Sì, è chiaro. Se è giocabile. A volte non è tanto bello. E poi dipende, se è piegata verso destra la devi mettere con... E quello è il problema. Qui c'è uno schiaffo. Tirato come, Andrea? Tirato da fare strada? No, partita corta. Volevo entrare di più, mandare la mia in buca e l'altra un po' dietro i birilli, però un po' più forte. Partita corta, lusso. E qui Sandro chiude. Sandro l'ha fatto brizzolo quel pallino. Beh. Ti vuole un pizzico di fortuna, no? È chiaro. Insomma, quindi a sentire parlare Sandro, questa finale l'ha vinta tutta di fortuna. Michele, che cosa diciamo? Perché... No, io penso veramente, sono contento di questa puntata perché effettivamente quella stagione lì è stata, vabbè, sono stati questi tre giocatori che l'hanno dominata. Però ecco, la cosa positiva di Sandro è stata la reazione, diciamo, a non essere passato professionista, diciamo, a pari punti, insomma, andare a un campionato italiano, ritrovarsi addirittura alla semifinale, che ancora non basta, che doveva vincere la semifinale con Andrea Martinelli, e quindi è stato, diciamo, un grande risultato. E quindi la fortuna lì c'entra ben poco. Sicuramente quando giochi bene magari ci avrai la palletta a favore, anche più d'una, però la fortuna lì c'entra ben poco. Lì ha giocato bene, e d'altra parte tante cose, poi che a volte ci sono dei tiri, va bene, completamente fortunati, a volte però ci sono anche dei tiri che, insomma, uno si tiene dalla parte giusta, se la va un po' anche a cercare, ecco, la fortuna, e a volte viene anche nel momento che più uno, insomma, se la merita, come in questo caso, dai. E, hanno giocato bene tutte e due, è stata una bellissima partita, io, insomma, sono contento, ho visto, ma proprio bella, fatta scelte anche tante difese abbiamo visto tanti tiri da sottolineare. Johnny, segnali, perché sono importanti da prenderli, e quindi ecco, mi ha fatto veramente piacere vedere questa partita e commentarla insieme. Grazie a te Michele, veramente, è stata una bella esperienza.
vi faccio le ultime domande, perché allora intanto ho trovato sia qui, c'è la, questa è la Extensible di Sandro Giacchetti, la trovate sul sito del nostro amico Nenceppi, dell'Ares, ed è questa qui, e poi ho trovato anche sul sito invece di Edora la stecca di Andrea, che è la Beethoven. Andrea, confermi? Sì, sì. Perfetto, eccola qua. Tutte e due. Allora, noi, voi ci dovete un paio di domande, che sono quelle che facciamo sempre, da chi siete... Bella, questa è nuova. Sì. Questa è con la punta, con la punta 58? Sì. Vai, vai, Filippo, scusa se... No, no, prego, no, eccola qua, la Beethoven. Ti volevo chiedere, Andrea, come, diciamo, chi sono stati un po' i tuoi maestri, i tuoi mentori nel corso della tua, posso già dire, lunga carriera, perché insomma, avendo iniziato a 10 anni. Diciamo che non ho avuto maestri, cioè all'inizio mi ha insegnato mio padre, cioè non ho avuto maestri che ho fatto lezioni con qualcuno per cui ho imparato, mi sono affiancato a una figura, diciamo, con mio padre, iniziando, giocavo. E boh, quello è solo l'inizio. Poi ultimamente mi sto allenando molto con Spadaro, con Alasso, e quindi un po' si migliora veramente come scelte, con Arturo, con Brito, e quindi si migliora come scelte. Però all'inizio non ho avuto maestri, diciamo, cioè o giocavo, e boh. Ovviamente in giro si va alle gare, magari giochi con qualcuno di bravo, perdi, vedi la scelta, ovviamente poi magari ci ragioni, oppure ti viene, quindi... Diciamo che questa è stata un po' la mia avventura fino adesso. Allora, a Sandro la domanda in realtà è dubbia, perché Sandro adesso insegna anche biliardo, ci sono nomi illustri, diciamo, fra i suoi allievi, però Sandro, te, vabbè, poi giocando in quelle squadre e con quei nomi... no, beh, rimane... Sì, beh, ti ripeto, io ho iniziato con le buche, quindi questo signore Marco Bagni è stato il primo, diciamo, che mi ha dato le prime dritte, no? Prima categoria lui, quindi io semplice terza categoria, anzi neanche tesserato, quindi un amatore nel vero senso della parola. E però con molta passione ho dedicato molto tempo a vedere, capito? Io andavo a scuola, poi quando finiva la scuola alle 2 mangiavo velocissimo e andavo in questa saletta a Signa, a un circolo Donizetti, dove c'erano, mi sembra all'epoca, 3 o 4 biliardi, 3 forse, ora non mi ricordo bene, e c'era appunto questo spazio fra l'1, l'1:30 fino alle 4 che non rientravano, c'è chi faceva un lavoro, chi un altro, insomma c'era sempre queste partitelle fra questi giocatori, prime categorie, seconde categorie, che mi potevano, cioè potevo vedere dei tiri che non conoscevo chiaramente. Quindi io mi sono messo per un anno, tutti i giorni o quasi, andavo lì e stavo 2 ore senza aprire bocca sopra alla tribunetta a guardare giocare questi giocatori. E me ne andavo poi al circoletto dove c'era questo biliardo a provare, no, quello che avevo visto, tiri così. Ecco, dopo un anno, ecco, mi trovò che io comprai la mia prima stecca di metallo, color bronzo, era una Dico 2000 con manico di gomma duro, sai, 2 pezzi, usata, ero contentissimo, me la ricordo sempre, 80.000 lire l'ho pagata, e me l'ha venduta uno dei gestori del circolo, perché dice: mio figlio smette, tanto gioca a calcio, dice, se tu vuoi ce l'ho io una stecca, e il nuovo costava 120.000 lire e lui me l'ha mise 80.000 lire, e io quel pomeriggio lì mi trattendi, posso provarla? Che chiaramente dice sì, sì, prendi il biliardo, non c'era nessuno, verso le 4, 4:30, e quindi provo questa stecca, e nel frattempo arriva, la faccio breve, dai, arriva questo signore Marco Bagni che veniva a fare merenda a quell'ora e mi vede steccare e quindi mi fa: no, tira così, no, tira così. Ecco, da lì ho iniziato questo percorso. Insomma, facendo il tesseramento, insomma, terza categoria, facendo la squadra, eccetera, e frequentando quindi quella sala lì, dove poi al tempo venivano nomi illustri,
tipo Giovanni Silla, tipo Leandro Manforti, lo stesso Marcello Lotti, lo scuro. Quindi si vedeva anche delle belle partite di campionato. Al tempo di campionato di prima categoria c'erano anche questi nomi. Insomma, purtroppo ho visto sia Silla che lo scuro sono morti, ma hanno insegnato tanto, ecco. Poi dopo è stata la frequentazione al Master Club, quando la sala, insomma, conosciutissima a Firenze, che ora è chiusa, negli anni 90, dove, insomma, arrivò Cifalà e pian pianino io, andando lì a giocare, a fare le partitelle, poi pian pianino mi sono inserito, diciamo, nella partita un po' più importante, che era sul tavolo numero 12, dove appunto giornalmente giocava Cifalà, e poi di lì, insomma, facendo partite all'inizio, e imparavi qualcosa sulla tua pelle, chiaramente, però era tutto di guadagnato. E poi siamo diventati amici, compagni di squadra, e si è parlato tanto nei viaggi in macchina, cioè era tutta una sorta di apprendimento anche a parlare, capito, di biliardo, non solamente sul tavolo. E lì è stata la mia crescita, insomma. Poi ho cercato di prendere da quello, dall'altro, insomma, quello, lo stesso Zito, io cercavo di vedere come era impostato, come teneva la stecca, cioè sono tutte piccole cose, no? Che quando sei abbastanza giovane cerchi di rubare, no? E di provare, se vedere che vantaggi c'ha, muovere il polso, tenere il braccio in una certa maniera, cioè insomma, da tanti giocatori ho cercato di prendere qualcosa, però penso che quello che ho imparato negli ultimi anni l'ho imparato da Carlo, da Cifalà, perché lo ritengo sempre per un discorso di conoscenza di globale, insomma, di anche mentalmente, cioè è un insegnamento diverso, ecco, è un modo di trasmettere diverso. Devi viaggiare su quelle onde lì, di frequenza, perché a volte sono delle cose che si capiscono se ci sei dentro, possono essere facilissime come incapibili, ecco. Questo è stato un po' il percorso, via. Ho capito. Bene, Michele, io vi ringrazio, perché tanto io imparo tantissimo. E due campioni, direi, Michele, non soltanto su Pirialda, no? Mi sembra proprio due campioni di umiltà, perché tutte e due sembra quasi che no? Tutti quei bei colpi abbiamo visto sembrano più frutto del caso, ma insomma, veramente una bellissima partita. Per me è stato un piacere, grazie davvero di aver partecipato. E noi stiamo preparando anche una sorpresa con Johnny, insomma, quando poi finiremo tutte queste dirette, abbiamo in mente di fare un po' una specie di the best of, e io da questa serata di the best of ne ho tanti, come proprio come consigli, come colpi, insomma, sicuramente attingeremo. Michele, io ringrazio, aspetta, mi fammi di due parole, ringrazio voi, ringrazio Michele, ringrazio Andrea che ha partecipato, e volevo fare un saluto, perché non saluto, ma io non faccio mai saluti, interviste, sono un po', non lo so, se è pigrizia o dimenticanza o è proprio la non abitudine a ringraziare, insomma, tutto l'equipe, diciamo, di bassa marea, via, tutto il parco giocatori e la proprietà, tutti gli amici che sono lì ancora collegati, un salutone, un abbraccio, e niente, io non mi vedete quasi mai, vediamo se ci sarà una prossima volta, dai, sono stato bene e volentieri con voi stasera. Grazie mille, Sandro. Prego. Andrea, grazie, grazie anche a te. Si sente? Sì. Mi accodo anch'io a Sandro con i saluti, vi ringrazio enormemente per l'opportunità, che comunque non sono cose che capitano tutti i giorni, quindi potersi comunque confrontare, fare due chiacchiere anche solo così è una bella cosa. Grazie mille. Poi ringraziamo anche tutte le persone in chat, abbiamo provato a rispondere a tutti.
Grazie per la presenza, diciamo, non soltanto italiana. A questo punto, Michele, la chiusura, come sai, io dopo Luca la faccio fare sempre a te. Sì, dopo Luca la faccio io, perché la tirai, ma non la feci la chiusura, allora me la fa fare sempre a me. No, io volevo ringraziare, e sicuramente volevo fare usare, ecco, questa serata per usarla di esempio. Allora, Andrea, 21 anni, e quando queste cose si possano dire, che noi siamo in un mondo, chiaramente, giocatore di biliardo, nel mondo del biliardo, specialmente se è una categoria d'eccellenza, un professionista, è chiaramente, non ci rendiamo conto di quanto siamo visti e di quanto siamo anche imitati, ecco, dagli altri. Quindi un ragazzo così di 21 anni, per la bravura, per il comportamento, per come si muove intorno al biliardo, io non ho mai sentito parlare male, che in questo mondo basta fare qualcosa e si sente subito. Quindi è un piacere averti qui e ti faccio complimenti, non te li faccio mai quando ci si incontra, perché magari ci si vede anche poco. E quindi a tutti gli amici a casa che sono giovani, ecco, scegliamoci a chi vogliamo somigliare. E Sandro, a parte che è un amico, perché siamo cresciuti, siamo quasi coetanei e siamo di età, però il mio massimo rispetto, sia come giocatore, come si diceva prima, come umiltà, come comportamento, sempre, in tutti i posti, da tutte le parti. Quindi abbiamo avuto stasera due campioni, non soltanto nel biliardo, ma anche come esempio per gli altri. E qui sembra che vada bene questa come chiusura. Buonanotte a tutti. Assolutamente. Sandro, Andrea, rimanete pure online, che ci si saluta noi, salutiamo tutti quanti e si può chiudere qui la diretta. Come sempre, ringraziando, perché tutto questo è possibile perché abbiamo un grande tecnico che ci ha curato la diretta, diciamo, su YouTube, sul canale, che poi, come sempre, ora, questa mi sembra, ora poi dopo andiamo a vedere anche un po' le metriche che a noi ingegneri ci piace, mi sa che l'hanno seguita in tanti, e poi, come sempre, poi, essendo pubblicata poi sul canale di Michele, poi le view, per ora continua ad avere il record Gualemi, quindi vediamo dove arriviamo. E io sono confidente, perché a questo giro ho visto dei numeri piuttosto importanti. Bene, grazie a tutti, grazie ancora, e poi noi ci vediamo nella prossima puntata, dove avremo Milena Romano, dove avremo dei giocatori ospiti, stiamo ancora facendo la lista, e dove abbiamo bisogno del Papini per avere anche un ulteriore special guest. Quindi Mario, se mi senti, io te lo batto io il colpo, perché ho bisogno del tuo aiuto. Grazie a tutti quanti.